Allora, buonasera a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti. Io sono Giovanna Vingenti del Centro di Human Studies. Vi ruberò pochissimo tempo perché ovviamente dobbiamo ascoltare Teriga e la nostra ospite Luciana Petkovic. Mi fa sempre molto piacere fare i ringraziamenti. Sono ringraziamenti non formali, sono tante persone che voglio ringraziare. Sono sicura che mi permetterete di farlo. Non è ancora arrivata, ma sta arrivando. La prima persona che voglio ringraziare è Gianna Mocchi, la presidente del CUG di Ateneo, che è appena arrivata, ho questo potere di Giuliana, presidente del CUG di Ateneo, che con la consueta generosità ci ha offerto questo posto che è piccolo, quindi ovviamente per le nostre esigenze. C'è anche un posto qui, Giuliana. Non c'era un posto riservato, perché non l'abbiamo fatto apposta. Si è autoriservato. Abbiamo appena iniziato. Questo luogo è la sede del Comitato Unico di Garanzia, ma anche sede della Biblioteca Nostide, è un luogo importantissimo, in cui non mi soffermo perché sicuramente il chiederebbe che presenterò tra un attimo, potrà dire in maniera ovviamente molto più competente qualcosa. Questo incontro è stato anche impostato grazie all'intuizione di Ida, a una metodologia particolare, chiamiamola così. Ci tenevamo veramente a coinvolgere in maniera diretta, genuinamente, insomma, aperta le associazioni, anche gli enti sul territorio. Devo dire che sono molto contenta e con molti di loro collaboriamo. Questa collaborazione sono sicura che dovrà continuare anche rispetto ad alcuni temi che tratteremo oggi, che sono di assoluta attualità. Mi piace citarle tutte. Il Centro Equivalenza Roberto Ranzino, Mediterranea Media, Nata a Sud, Mamma con Mamme, Movimento Maria Presente, e di Cosenza, l'AUSA, l'Università Popolare di Rende, il CUG Asti di Cosenza, l'UDI di Catanzaro, WWW La Calabria Vista dalle Donne, il Consultorio Familiare Unital Asti Cosenza, EMI di Cosenza, Associazione Fata Morgana delle Donne Ecologiste Emiliane e EOS Arcigay. Cosenza. Un ringraziamento anche a Liberi TV che sta videoregistrando l'incontro. È stata anche un'occasione, e ci tengo anche a ringraziarvi per fare questo seminario, per conoscere persone e associazioni che non avevamo ancora incrociato, con cui poi sicuramente potremo dialogare, ad esempio Terra Madre di Rende. Permettetemi un ringraziamento particolare agli studenti e alle studentesse che sono presenti in grado di in particolare agli studenti e alle studentesse del mio corso di genere e sviluppo, corso di laurea universitaria cooperazione e sviluppo, e gli studenti e le studentesse del corso di laurea di letteratura inglese Gender Studies di Bruna Mancini. Un grazie, e mi avvio veramente alle conclusioni, in particolare alle amiche e agli amici del centro, tutte e tutti, dalle tirocinanti che hanno appena iniziato il percorso di tirocinio, alle fondatrici del centro che sono passate a servitrici. Un grande ringraziamento ovviamente a Luciana che ha accettato l'invito, per aver accettato l'invito, ma anche per la generosità con la quale ha accettato l'invito. E concludo con un enorme ringraziamento a Ida, Ida Rende, che ha avuto l'idea di questo incontro, l'ha seguito con enorme cura e attenzione, proprio anche attraverso questo coinvolgimento che lei ha pensato e ha portato avanti di realtà sul territorio. Vi presento la nostra ospite, che è Luciana Petkovic. Luciana Petkovic ha militato nel Movimento Femminista Milanese, Lotta Femminista, Gruppo Femminista per una Medicina delle Donne, Libreria delle Donne, Libera Università delle Donne. Negli anni 70 ha diretto la collana di saggistica Il Vaso di Pandora, edizione della Salamandra. Attualmente cura la collana Le Civette Saggiche dell'Edificio Venezia.
Ha scritto su varie riviste occupandosi di medicina, scienza, antropologia, mitologia e spiritualità femminile. Tra i suoi libri, alcuni dei quali sono qui, La coscienza del corpo, che è l'altro titolo al nostro incontro, La coscienza del corpo, donne e salute e medicina negli anni 70, 2005, Oscure madri splendenti, le radici del sacro e delle religioni nel 2007, Colei che dalla vita, colei che dalla forma, 2009, Verso il luogo delle origini, un percorso di ricerca del sé femminile, 2016. Prima di dare la parola a la nostra ospite, vorrei dare la parola a Ida Renda del Comitato Scientifico del Centro di Rimestà di Sinistra e tanto a tutti. La coscienza del corpo, il titolo, lo diceva Giovanna, del libro di Luciana, ma in verità è anche il nome che noi abbiamo voluto dare a questo incontro, a questo seminario. Proprio perché ci sembra molto importante oggi ripartire in qualche modo dalla coscienza del corpo. No? Oggi che lo sappiamo bene tutte, che il nostro corpo viene molto attenzionato da una parte, no? Quindi ci sono un surplus, diciamo, di informazioni sulla nostra salute, sul nostro corpo, sulle modalità con cui gestirlo. Però nello stesso tempo, lo sappiamo tutti e tutte, è un corpo fortemente oltraggiato. È un corpo fortemente attraversato dal razzismo, dal sessismo, dall'omofobia e al punto tale che poi nella discussione questo possiamo affrontarlo, no? Si parla addirittura di una revisione della legge sul corpo, dimentichiamo il decreto figlio, non ci dimentichiamo il diffondersi degli stupri ovunque, insomma. Femminicidio, di questo abbiamo tutti competenza nel parlare. Quindi ci è sembrato che fosse importante ridare e rifondare per certi versi i valori del corpo delle donne e anche ridiscutere, no? Come i sistemi di cura possono essere dei sistemi per noi donne, ancora una volta. Ne dobbiamo riparlare. Luciana farà la storia del movimento delle donne per la salute, ci racconterà quanto impegno il movimento per le donne per la salute negli anni 70 ha avuto per il corpo, per la salute, ma fondamentalmente quanto impegno abbiamo avuto noi donne, sia quelle che vi eravamo, ma sia quelle che comunque sentivano dentro, come dire, la necessità di ridiscutere dei sistemi sanitari, chi lavorava nei sistemi sanitari, e sappiamo benissimo che questo impegno che le donne hanno avuto era un impegno che partiva dal corpo, ma partire dal corpo, partire da sé, partire dal corpo, che cosa ha significato per noi donne? Ha significato, in effetti, incontrarsi, mettersi in cerchio, guardarsi, rispecchiarsi l'una nell'altra e, come veramente un fiume di piena, buttare fuori tutte le problematiche della propria vita. Quindi a me piace dirlo, Luciana questo l'ho scritto più volte, quando parlavamo di salute, parlavamo della nostra vita. Quindi ci siamo, come dire, accorte che avevamo un corpo estraneo, non è successo niente di particolare, ma qualcosa di molto profondo. E lo stesso nostro corpo c'era strano, quasi non ci apparteneva, no? E che
che comunque era considerato un corpo malato, perché la menopausa, le mestruazioni, le menarche, no? Tutto ciò che attraversava il nostro corpo era comunque fortemente medicalizzato. Allora, si può dire, ma oggi che cosa è cambiato? Qui sta il problema, no? Che questo fiume in piena che c'è stato ha sicuramente sedimentato qualcosa, ma ci dice anche altre cose ancora, ci dice che probabilmente non bastano le riforme, no? Che sono tese ovviamente a cambiare anche il sistema in cui viviamo, ma che forse, no? È necessario anche che i nostri corpi si incontrino. Quindi facciamo un po' come stasera, anche con altre modalità. E che, come dire, allora, come dicevamo, di essere l'una di fronte all'altra e potersi riconoscere anche nel corpo dell'altra e soprattutto autoriconoscersi solo da una modalità collettiva, in una modalità collettiva e non l'autoriconoscimento molto diffuso oggi che è, come dire, un solipsistico narcisismo. Quindi riconoscimento e autoriconoscimento passavano dall'incontro tra i corpi, da quel mettersi, lo dicevo prima, in cerchio e raccontarsi della propria vita, fondamentalmente. Quindi l'attacco e la sfida alle istituzioni sanitarie, e questo lo sanno molto bene le donne, io stessa, che abbiamo lavorato o che lavorano alle istituzioni sanitarie, non era una sfida, come dire, costruita, ma era qualcosa che nasceva e partiva dal nostro corpo. E quei luoghi comuni che andavano a definire il nostro corpo solo attraverso i processi della riproduzione, no? Solo attraverso la procreazione, no? Molto, come dire, enfatizzata. Ecco, questo negli anni 70 veniva messo in discussione, perché il nostro corpo era anche il piacere, il nostro corpo era anche la sessualità, non era solo l'appropriazione in cui era stato il nostro corpo relegato, colonizzato, proprio tutta natura, no? Mentre la cultura era appannaggio del pensiero maschile. Quindi questo corpo non c'era più estraneo e diventava anche un corpo pensante. E proprio da questa esperienza nasce un po' la biblioteca di Nossi, ma il centro di ricerca e studio di alimentazione Nossi, che riuniva le donne del territorio e le donne dell'accademia. Quasi tutte venivano dall'esperienza del femminismo degli anni 70, è importante dirlo, quindi da tutto quello che finora ci siamo dette, no? E questo gruppo di donne sceglie come luogo, come sede proprio l'istituzione più maschile del pensiero, l'università. Era sicuramente una sorta di sfida, non c'è dubbio. Pensavamo ci fosse che un pensiero che potesse partire dal corpo e che potesse trasformare in qualche modo l'istituzione. Era un'utopia. Rimane un punto interrogativo questo, se questo fosse un'utopia. Certo, le contraddizioni sono state tante in questo gruppo, fuori e dentro di noi, ma sono stati 11 anni di un lunghissimo impegno, una sfida molto difficile per certi versi, per questo tardare,
ma per altri versi ci ha dato tanto, tanta gioia. E lui, Giuliana, ha preso, come dire, il peso poi di questa trasformazione e della libreria delle donne nostre, dove ora in questo momento siamo, e a cui voglio dire grazie. Luciana, torno a te Luciana, e questo è, e poi chiudo, però lo voglio dire. È vero che stasera ci racconta di questa storia in cui alcune di noi sicuramente si possono riflettere, altri che sono molto lontani anche come generazione, no? Possono approcciarsi, possono ascoltare, sentire, partecipare. E andando avanti negli anni, diciamo, no? Ha attivato una esplorazione molto coraggiosa e ha fatto ricerca sulle origini del femminile. Ha posato lo sguardo, ma direi proprio il suo corpo, perché anche viaggiato, sulle antiche civiltà. Le civiltà dove la memoria in qualche modo del femminile è stata oscurata. E ha posato il suo sguardo su quanto è rimasto ancora in vita di questo femminile. E io ritengo che siano degli studi molto importanti, perché aprono le porte alla consapevolezza di quanto valore ha il percorso delle donne nella storia dell'umanità. E che sì, è vero che ci sono molte interruzioni in questo percorso. Di una ne ho parlato prima, di Nossile, ma anche in tutta la storia del femminismo ci sono state tante interruzioni. E che quindi spesso perdiamo le tracce di noi stesse. Però le orme delle donne, dice Luciana, che sono venute prima di noi, non scompaiono. Quindi si tratta di trarre forza dalle nostre radici, non dalla radice in assoluto, ma dalle tante radici che sono qui. Questa sera ci sono veramente tante radici, tante radici. L'ascolto, a mio parere, del racconto di Luciana ci può consentire in qualche modo di riannodare i fili del passato e del presente. Ci può consentire di confrontarci tra generazioni diverse e chissà, delineare anche forte del sole. Ecco, con Ida devo dire che io l'ho conosciuta soltanto l'altro ieri di persona, ma è straordinario come abbiamo avuto delle vite parallele, vivendo in luoghi diversi, a volte praticando anche sentieri diversi, ma è veramente un legame che, anche se non si è materializzato nella presenza fisica, nella contiguità fisica, è durato durante tutti questi anni, e quando dico tutti questi anni parlo degli anni 70 in poi.
E anzi, vi voglio subito leggere, mi piacerebbe tanto scoprire che queste persone qui, quando nel 74 noi, un gruppetto di cui poi vi dirò meglio, pubblicammo il librino Anticoncezionali dalla parte della donna, la notizia si diffuse in tutta Italia, perché evidentemente era un bisogno generale, macroscopico all'epoca, e subito vi voglio dire, negli anni 70, quindi neanche due generazioni fa, una generazione e mezzo fa, avevamo un problema di fertilità debordante, no? Cioè tipo che bastava guardarsi negli occhi quasi e restavano incinte, no? Adesso il problema è esattamente l'inverso a quanto pare, no? C'è un problema invece di infertilità che ha preso corpo e si è sviluppato in questo intervallo di anni, ed è una cosa da interrogare, secondo me. Comunque, dicevo, appena fatto questo librino, diffusasi la notizia, cominciarono ad arrivare lettere, perché allora non c'era internet, non c'erano cellulari, eccetera, lettere da tutte le parti d'Italia per chiedere, per applaudire all'idea di averlo fatto e per chiedere pacchi di librini. Erano molto piccoli e si spedivano facilmente. E tra le tante lettere, perché un capitolo di questo libro è dedicato proprio a raccogliere queste lettere, perché secondo me sono uno spaccato incredibile del momento, questa lettera dice: avendo letto sull'ultimo numero di Rosso l'uscita dell'opuscolo, ti faccio sapere che mi interesso a questo lavoro sulla medicina delle donne, sia personalmente sia perché faccio parte di un collettivo autonomo femminista e quindi anche per diffonderlo. Arca Varcata di Rende, Cosenza, Arca Varcata di Rende, Cosenza, 16/5/1964. Non è che c'è qui la persona che allora si è scritto questa. No, chiedere troppo il destino. Per cui di Arca Varcata, continuo a chiamarla come mi piace a me, Arca Varcata, e nella mia mente, fin da subito, non solo, ma prima ho incontrato Renate, Renate Sieber, che forse molti di voi conoscono, Renate faceva parte del gruppo di Milano che faceva autocoscienza proprio in preparazione e apertura del consultorio. E a un certo punto Renate è sparita dalla nostra vita e dalla nostra città perché è venuta qua. Quindi questo luogo, io come dire, ci ho pensato tante volte, non era distante, è stato costantemente presente, però ho voluto il 2018 perché venissi e lo vedessi e incontrassi voi. E di questo vi ringrazio, sia io che Giovanna e tutte le altre persone che hanno reso possibile questa cosa. Ok, dunque, questo libro io l'ho fatto su sollecitazione della Fondazione Badalacco, che a Milano è un archivio molto importante per noi perché contiene, nel senso che gli stiamo dando un po' alla volta, tutti i materiali che ci hanno accompagnato in questi 40 anni e passa di femminismo, quindi è un luogo dove si condensa, no? Proprio la memoria. E infatti un luogo anche visitato da studenti e studentesse di tutto il mondo. L'ultima volta che sono andata ho trovato una studentessa giapponese che studiava il movimento per la salute delle donne in Italia, non riesco a capire come mai, comunque è un luogo molto, molto frequentato, un luogo anche quello del destino incerto, perché come si sa tutte queste fondazioni, istituzioni, nell'attuale clima, prima economico, ma adesso forse anche politico, non dicevano più sovvenzioni, finanziamenti per funzionare, ma insomma qualche soluzione si troverà. Allora, questo libro mi è stato chiesto dalle compagne di questo centro e io pensavo, e questo spiega anche il modo in cui è fatto questo libro, che veramente io parlo soltanto nelle prime 100 pagine in cui li leggo
poi vi farò una sintesi, in cui rileggo appunto in 10 passaggi quegli anni. Poi ci sono, perché siccome è stato un fenomeno collettivo chiaramente il movimento, a me premeva che non ci fosse solo la mia voce a raccontarlo, perché è ovvio, no? Che ognuno poi vede le cose a seconda di chi è e di che cosa sente in quel momento. Quindi ci sono altre parti in cui ci sono dei dialoghi a più voci, cioè tra donne di altre città oltre a Milano, in cui si lavorava su questi stessi temi. E poi c'è anche tutta una raccolta di volantini, manifesti, articoli di giornale che sono attinenti ai temi trattati. Quindi è un piccolo archivio in qualche modo questo libro, è inutile dire che è fuori stampa ormai da molti anni. Però penso che sia stato acquistato molto dalle università e infatti in questi anni sono spesso stata intervistata da giovani studentesse che venivano, che avevano questo come documento di tesi o come percorso di studi. Ok, la coscienza nel corpo. Allora, quasi tutti, parlando di questo libro, dicono la coscienza del corpo. E guardate che in questa differente preposizione articolata c'è un differente significato e un differente approccio. Perché, o almeno questa era una delle mie intenzioni, non so se poi passa anche a voi, ma ve lo spiego. La coscienza del corpo è, come dire, una visione oggettiva, quasi uno sguardo all'esterno, no? E oltretutto è molto comune, è un modo di dire anche, no? La coscienza di, quindi la coscienza del corpo. La coscienza nel corpo presuppone invece una dimensione molto soggettiva, molto intima, molto personale, e presuppone anche che il corpo non è più visto come qualcosa di separato dalla mente, no? Cioè mente, coscienza, questa direttora, no? La mente e la coscienza che controlla e manovra il corpo. Perché questa visione appunto è quella del pensiero filosofico, maschile, non solo filosofico, del pensiero tu pur maschile, che ha separato, a partire dai filosofi greci in poi, il corpo dalla mente, la materia dallo spirito, e che ha poi permesso il nascere dell'idea di Dio, così come noi la intendiamo, almeno noi cristiani o cattolici, insomma, anche se non siamo credenti, comunque è un qualcosa che fa parte del nostro immaginario, cioè di quelli che sono i nostri presupposti impliciti, no? Cioè quelli che ci fanno ragionare senza che noi ci rendiamo conto che magari invece sono nati solo a un certo punto della storia e che non necessariamente è così, e che potrebbe anche essere diverso, o che magari è stato anche diverso per lunghi periodi della storia. L'idea cioè che della trascendenza del divino. Dio è per definizione un corpo, un'entità incorporea, che non se state a maschile, questa è un'altra bella contraddizione, che condensa, diciamo, tutto il bene, l'assoluto, mentre la materia è il suo esatto opposto, il pensiero dicotomico occidentale, no? Che appunto nasce con la filosofia greca, che è o-o. Dire il pensiero nel corpo comprende questa rottura con questo ordine simbolico, perché il corpo è coscienza, non c'è separazione. Possiamo semmai dire che il corpo è coscienza addormentata, coscienza obnubilata, rimossa, da 5.000 anni, perché ha tanto, insomma, l'inizio del patriarcato, cioè di quella forma di organizzazione sociale, politica e culturale, che nell'espellere il femminile ha espulso anche una visione in cui mente e corpo, natura e spirito, divino e materia, non erano percepiti né rappresentati come separati.
Allora, quando io ho scritto questo libro nel 2005 e quindi avevo già fatto un percorso ben diverso rispetto a come ero negli anni 70, e il titolo è nato nel 2005, non certo negli anni 70 di questo libro, ma rende conto molto bene, secondo me, alle intenzioni di quello che implicitamente noi stavamo facendo allora. Perché devo dire che allora eravamo assolutamente ignoranti, ma proprio nel senso che sapevamo soltanto quello che ci avevano insegnato i libri di scuola. Non solo, ma eravamo anche una generazione, quella nata appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a tutti gli anni 50, cresciuta in un clima molto bigotto, molto conservatore, appunto i famosi anni 50, in cui, come dire, i genitori erano tutti occupati dalla ripresa economica, no? Dal famoso boom economico, cioè dalla ricostruzione dopo la guerra, e non avevano molte altre preoccupazioni se non riuscire a comprarsi la macchina, no? La prima Fiat, tutti gli ammennicoli della casa, no? Tutto il processo di modernizzazione, no? Gli elettrodomestici, così, cioè era tutta centrata sul perseguimento di un benessere materiale, una cosa anche comprensibile, no? Dopo cinque anni di guerra, di fame, di morte, di distruzione. E tutto l'immaginario, tutto il discorso culturale, tutta l'educazione dei figli, quindi anche delle ragazzine, delle bimbe come me, era affidata alla Chiesa, non c'erano altri organismi. In questo partito mi viene il Don Peppone, Peppone Don Camillo, non so se le nuove generazioni ne hanno mai sentito parlare, ma era questa famosa diatriba tra un prete, no? E il compagno comunista, molto appunto, che raccontava molto bene, no? La realtà italiana di questo di dopoguerra. Tutto il discorso culturale e l'educazione era nelle mani della Chiesa. Questo significava che per noi ragazzi in particolare, ovvio che io leggo la storia più dal punto di vista delle donne, per una volta tanti maschi, insomma, un po' si può doppiare. Mi dispiace, ma possono imparare molto, perché è un metodo che possono usare anche loro tranquillamente. Non usano già. Come? Lo usano già. Lo usano già. A sprazzi. dicevo che l'essenza di questa educazione cattolica era per l'ennesima volta la colpevolizzazione del corpo, cioè il corpo era, non contava niente, era la sentina di tutti i malanni, di tutti i vizi, e il corpo femminile in particolare, e quindi non c'erano nemmeno i nomi per descrivere le parti del nostro corpo, ovviamente le parti intime, le parti sessuali, no? In casa mia si diceva di sotto, di sotto, cioè una mamma che ti passa, una mamma che ti passa, che avvalla comunque, no? Una mamma che avvalla questa non nominazione del corpo della figlia, segna pesantemente il futuro della figlia. E noi siamo una generazione di più o meno consumatori diversi, anche a seconda dei gruppi di nascita. Io comunque di profondo nord, quindi non è una questione, no? Che peggio il nord o peggio il sud. Il profondo nord è assoluto, perché io ci vediamo con una famiglia mezza austriaca, quindi proprio nord, nord. Così erano cresciute. Scoppia il 68. In realtà scoppia qualcosa di molto più grosso di quello che si definisce nel 68. Cioè io più ci penso per gli anni e più penso che c'è stata come un'onda di cambiamento, un'onda di trasformazione che ha percorso tutto il pianeta. Perché il fenomeno poi si è verificato più o meno negli stessi tempi, un po' in tutto il mondo. Un'onda che ha trovato noi, la mia generazione, 5 anni di più, a dire sì o no a quest'onda.
Io mi trovavo da un anno all'università a Milano, certo, perché abbiamo sentito, sono stati anni fantastici, no? Sono stati anni fantastici perché improvvisamente era cambiata l'atmosfera, era cambiata l'aria che si respirava, c'era qualcosa più grande di noi, che aleggiava, che si muoveva, che scompigliava, però appunto c'è chi ha detto di sì e chi ha detto di no a questa storia. Io mi sono trovata prima come stavo all'università statale, quindi prima che avevo molti degli studenti, ma devo dire che non mi suonava così adeguato a tutto quello che sentivo, i discorsi che venivano fatti non erano così adeguati a tutto quello che sentivamo premere dentro. E quindi direi da subito, dal 71, ho cominciato a frequentare un gruppo di autocoscienza di donne. Qual era il portato di questa onda? Provate a immaginarvelo, per chi non c'era, se mi ricordo bene. Eravamo state cresciute in quella maniera lì, no? Da signorine per bene. E che voleva dire verginità, arrivare vergine al matrimonio e come unica prospettiva di vita, anche se noi essendo studentesse all'università qualche chance in più ce la potevamo prospettare davanti, matrimonio, figli. Però appunto la verginità era un valore serio, cioè ci era stato inculcato come un valore serio. E ci credevamo, ci sentivamo in colpa se, solo perché poi l'educazione cattolica è questa aveva di bello, no? Cioè che sapevano instillarti un senso di colpa molto forte, la confessione, la giustificazione del peccato. Improvvisamente invece in questo clima sessantottino, per chiamarlo così, bisognava essere improvvisamente libere sessualmente, perché in questo clima di occupazioni, di università, di manifestazioni, di nuovo improvviso, mai praticato prima, cameratismo tra maschio e femmine, a 18 anni, a 20 anni, è chiaro che ci si innamorava, ma non solo ci si innamorava, proprio prepotentemente il corpo si risvegliava. E quindi fu una strage di quante siamo rimaste incinte senza neanche sapere come. Era un'ignoranza veramente grossa, penso che sia difficile da capirlo per chi non l'ha provato. Come? Scaricavamo la responsabilità a mille cose che non c'entravano niente con l'uscire incinta, insomma. Comunque sta di fatto che era diventato un problema, ma era diventato un problema oltre che per la sofferenza, e la metto sempre al primo posto, personale e soggettiva, di trovarsi in una situazione del genere, secondo la mia università. C'era un'altra pressione che ci arrivava invece perché, come dire, la modernizzazione in Italia era entrata in un'altra fase. Prima tutte le merci, no? Domestici, macchine, eccetera. Adesso invece arrivava la pillola dagli Stati Uniti, che voleva dire un'autorizzazione, tutto sommato, una sessualità libera, ma un'autorizzazione a una generazione che era stata cresciuta nell'altra direzione, quindi drammi a non finire, e di cui per fortuna i gruppi di autocoscienza sono stati un contenitore, perché anche questa cosa di scoprire che questo forse è stato il momento più forte dell'autocoscienza in genere, ognuna di noi pensava di essere lei la sfigata di turno, no? Che le succedevano queste cose, che non andava d'accordo con, che non le piaceva quello, che oppure parlando di sicurezza, che magari era frigida o così via, no? Che non le piaceva subito la cosa.
L'autocoscienza invece, come dicevi tu prima, questo farsi da specchio, ci ha fatto capire che no, che non era un problema di mancanza soggettiva, individuale, personale, ma che era un problema culturale, storico, politico, da cui lo slogan il personale è stato veramente uno degli slogan che meglio ha riassunto e per lunghi anni la trasformazione che succedeva e che la nostra generazione sta vivendo, cioè quello di pensare che tutto quello che non funzionava nella nostra vita, tutta l'infelicità, tutta l'insoddisfazione, anche tutto il sapere che dovevamo buttare giù e in cui appunto non trovavamo una rispondenza del nostro essere, una risposta alle nostre domande, niente, tutto questo era condiviso, era comune. E questo ci dette una forza incredibile. Fu come appunto se si fosse cominciata a risvegliare dentro di noi una memoria sedimentata quasi a livello cellulare, quasi qualcosa, no, che ci arrivava da molto tempo indietro nel tempo, anche se non lo sapevamo, che le cose potevano anche essere diversamente, che non erano necessariamente così, dire che non era destino dell'essere umano femmina vivere in quelle condizioni, con quel ruolo, con quella infelicità. Allora, è un compito quasi disperato quello che ho di sintetizzare in breve tempo, almeno un decennio, 15-20 anni, insomma, diciamo, tutti gli anni 70 e tutti gli anni 80, così denso di eventi e di avvenimenti. Allora, io seguo brevemente l'ordine dei capitoli del libro, ti do due o tre indicazioni dei temi e poi quelli che sono i temi che più oggi mi suonano, penso che mi torneranno nel libro attraverso le vostre domande, no? E lì dove posso problematizzerò anch'io, perché chiaramente quello che sapevo a 20 anni è un po' diverso da quello che so a 70 anni, soprattutto perché la mia vita è stata una continua ricerca. Mi sono mai fermata, ho preso vari studi, sono salito su carri diversi, ho preso vari linguaggi, varie branche del sapere, sempre percorrendole con la stessa domanda, a riprendere, assumere perché questa inimicizia con il corpo delle donne. Perché questa inimicizia così profonda per tutto ciò che è femminile? In fondo è questa la domanda che mi ha motivato. E ho cercato appunto la risposta, ho cercato delle risposte, perché non c'è una risposta sola, in vari ambiti del sapere, questo della salute, medicina, che poi per me si è trasformato in una profonda indagine sulla scienza in quanto tale, tanto la medicina è un discorso scientifico, e per poi andare anche a attraversare altri linguaggi come quello della filosofia, quello della psicanalisi, da ultimo quello delle, diciamo, della spiritualità del sacro, perché la parola religione non rende assolutamente, questa parola religione vale per questa cultura, quando si entra in un altro contesto culturale il concetto di religione si sviluppa, è un'altra dimensione, la dimensione del sacro, non è certo la religione. Ok, dicevo che quindi allora ne sapevamo molto di meno, ma abbiamo, penso, anche commesso degli errori proprio per questa ignoranza millenaria che avevano alle spalle, per questa cancellazione delle radici, ma delle radici femminili in particolare, della sapienza femminile in particolare. E vabbè, vediamo man mano. Allora, siamo partite da
questo slogan che avete appena citato, il personale che è scoperta e assunta in questo slogan, che il personale è politico, no? Che è tutto quello che ci capitava, che inspiegabilmente cattivo, come appunto ritrovarsi in cinque senza averlo considerato, che costringeva, no? a impedire a una nuova vita di venire al mondo, no? È sempre stata una cosa molto terribile. Trovarsi in quella realtà è sempre stato molto traumatico. Riuscire a porre questa questione in una dimensione più vasta, culturale e politica, è stato il primo modo per fare il primo gradino, no? Per salire il primo gradino. E quindi, conseguentemente, poiché, poiché il bisogno primario in quel momento era la contraccezione, e parlare di contraccezione in Italia in quel periodo ancora era vietato dalla legge, cioè da un lato c'era il divieto di abortire e dall'altro c'era il divieto di parlare di contraccezione e di praticare di contraccezione, noi abbiamo, noi intendo un aspetto che all'inizio era un tre, poi sono diventati parecchi di più e poi siamo soprattutto, come dire, è successo in tutta Italia in contemporanea, io parlo dell'esperienza di Milano, ma è successo in tante altre città, compresa Cosenza, evidentemente, no? se questa lettera è arrivata. Abbiamo deciso di fare un discorso serio e non mistificante come quello delle case farmaceutiche che erano pronte a venderci questa pillola. Come sapete, dall'inizio la pillola aveva dei dosaggi di ormoni paurosi. Ma no, era sicura. Prego. Ecco. Noi abbiamo fatto quello che adesso si chiamerebbe controinformazione. No? Abbiamo esaminato, preso in esame tutti i metodi contraccettivi esistenti, li abbiamo descritti, abbiamo descritto l'anatomia del corpo femminile e del corpo maschile in termini chiari e semplici e simili a tutti, quelli di disegnini, eccetera. Ed è stata, come dire, una mossa di autodifesa. Io la ritengo ancora, in questi primi passi, come una necessità di difendersi. Anzi, su questo direi che per me un po' tutta la lotta delle donne, anche nel presente, deve essere di fronte. Cioè, perché da un lato abbiamo ancora e sempre bisogno di difenderci e quindi è necessario, per esempio, ricorrere alla legge. Anche se questo di legge formulato in questi termini io non ci riconosco, ma insomma ci sono dei bisogni primari da tutelare, no? E se lo strumento delle società democratiche della legge, allora ok, si ricorda la legge. Quindi da un lato difendersi dallo sfruttamento, difendersi dall'inquinamento, difendersi da tutto quello da cui ci si deve difendere, ma dall'altro creare qualcosa di diverso, creare la via d'uscita da questa situazione, quindi lavorare in positivo. E questo credo che sia un grosso insegnamento, che mi è diventato abbastanza chiaro fin dall'inizio. Sì, la parentesi che volevo fare è questa. Allora, a differenza degli altri gruppi di femministe in Italia, che sono state molto più mentali e che hanno preso, che hanno usato prevalentemente o il linguaggio della politica o il linguaggio della psicanalisi, perché questi sono stati i due strumenti, no? Di cui le femministe storicamente si sono avvalse. Come è evidente, sia nel discorso psicanalitico che nel discorso politico, i corpi possono anche non esserci, o comunque sono qualcosa di secondario. Non sono certo al centro, il benessere del corpo, la salute del corpo, la felicità del corpo, non è certo al centro,
Il movimento per la salute o per la medicina delle donne, perché nelle varie città ci siamo dati queste due denominazioni diverse, invece aveva messo il corpo al centro. E, quindi nel corpo vuol dire non solo che rifiutavamo questa divisione tra mente e corpo, no? Ma anche che rifiutavamo di fare politica, e comunque all'epoca eravamo tutte innamorate della parola politica, perché per politica intendevamo il cambiamento. Non ci bastava che fare dei bei discorsi, oppure anche nel gruppo di autocoscienza soltanto conoscerci attraverso le parole. Volevamo agire concretamente, cioè tenere insieme queste due cose, no? Che dicevo prima, la difesa e l'attacco. E quindi il librino, vabbè, il primo passo, ma subito dopo ci siamo posti il problema che non aveva senso continuare né a fare autocoscienza su di noi su questi temi, né a leggere e studiare medicina o salute, se contemporaneamente non primo imparavamo a conoscere il nostro corpo, uno per uno, ciascuno di noi. E poi a creare dei luoghi, delle situazioni in cui accogliere altre donne e condividere con loro quello che man mano imparavamo su noi stesse. E quindi il passaggio successivo è stato per metterci a lavorare per aprire quello che abbiamo chiamato consultori, che non è una gran bella parola, soprattutto poi anche adesso se si ha esperienza di che cosa sono in realtà i consultori, no? Come medico del mondo, insomma, dispensatori di medicine e basta, mentre l'idea nostra è andata in diversa. Ripeto, di fare un anno, ma questo è successo in molti anni, sicuramente è successo a Roma, in Europa, in tutta la città, in Piemonte, a Padova, a Roma, ovviamente, a Firenze, a Bologna, beh, insomma poi tutte le grandi città, fino a scendere fino a ecco, di Napoli non ho notizie di questo, e dei contatti. Su altri temi sì, ma non sul tema della salute, della medicina, né dei consultori. Ma Bari, per poi c'era la struttura dell'AIED che nel frattempo era nata, no? Ecco, perché poi c'è stato anche questo percorso in parallelo di noi femministe che stavamo lavorando su di noi e volevamo fare le cose a modo nostro. E invece quella che prima ho chiamato istanza di modernizzazione, che non partiva da noi, che quindi era esterna a noi, che era portata davanti soprattutto dai socialisti e dei radicali, che avevano intanto la diffusione della pillola era più attraverso di loro che non attraverso di noi, e così poi sarà per l'aborto, però capito anche un po' gradevole per come si sono comportati. Comunque avevano aperto in molte città d'Italia, anche lì dove no, non c'erano magari gruppetti, no, di femministe ancora, l'AIED, che era questa associazione per l'educazione demografica, cose del genere. Perché allora poi, ecco, loro usavano questa prospettiva del bisogna impedire che la popolazione mondiale cresca troppo, no? Quindi occorre educare alla demografia, ma in quest'ottica tutta lontana, strana, cioè non parlava a noi, no? Non parlava ai nostri corpi, non parlava ai nostri bisogni. Comunque molti centri dell'AIED hanno funzionato, sono stati di fatto l'unico luogo di riferimento, e i centri AIED hanno diffuso il nostro librino degli anticoncezionali, quindi sono stati anche un luogo di, probabilmente, dove si sono formati contatti, sono nate le amicizie, no, loro hanno funzionato.
prima ha accennato Ida che tutte le funzioni del corpo femminile, cioè quella che è la fisiologia naturale del corpo femminile, compreso il parto, cioè tutto il mondo in un'altra vita, erano di dominio della medicina. Implicitamente cosa voleva dire? Che tutto il nostro corpo era malato. Ma è vero, perché se il modello di corpo è il corpo maschile, che funziona in un altro modo, che soprattutto non conosce la ciclicità del corpo femminile e quindi le grandi trasformazioni che avvengono mensilmente nel corpo femminile, e soprattutto un corpo che non ha la capacità di mettere al mondo come ha il corpo femminile, ma se quello è il modello, è chiaro che persino il mettere al mondo diventa una malattia e ha bisogno di essere messo negli ospedali, controllato farmacologicamente, chirurgicamente, e vediamo come questa deriva, no? È andata avanti, la situazione in Italia oggi è stata più primata in Europa di avere il numero più alto di parti cesarei, che vuol dire parti programmati sintetiche, ma ci sono quelli al corpo, né della madre né della creatura che sta per nascere. Quindi questa medicalizzazione del corpo femminile ci si è improvvisamente rivelata, no? In tutta la sua assurdità davanti agli occhi. E allora abbiamo detto, da un lato, come mai, da dove ci arriva, quando è successo che si è cominciato a pensare al corpo femminile come a un corpo malato e mancante, e dall'altro il desiderio appunto di immediatamente lavorare con le altre donne per toglierle da questi gravi impassi. Allora, noi abbiamo fatto un gruppo di autocoscienza che è durato un inverno intero, una volta alla settimana, molto serrato proprio sui temi della sessualità, perché volevamo quindi prima creare un sapere tra di noi prima di andare a parlare con altre donne, diciamo, mettere su disposizione di altre donne. Poi abbiamo lavorato più concretamente, nel senso che con noi c'era Lucia, già una ginecologa che stava stretta nel suo ruolo ospedale, sia varie studentesse di medicina, e poi si è arrivato uno dei tanti doni che ci sono arrivati da fuori, il dono della pratica del self-help. Il self-help che cos'era? Ci arrivava dagli Stati Uniti, perché il movimento negli Stati Uniti era partito qualche anno prima di noi, era qualche anno di vantaggio su di noi. Il self-help era semplicemente l'autovisita. L'autovisita che per vedere come l'avevamo fatto dentro, no, lo schermo di tutte le fantasie, di tutte le proiezioni possibili e immaginabili. E noi eravamo dentro di noi, questo poco nero, non sapevamo mai come era pazzo, come funzionava. Cioè, tutti potevano immaginare di tutto, ma noi... Tra l'altro è interessante che noi a un certo punto usammo gli speculum, no? Cioè, facevamo quella che la vista ginecologica, però tra di noi nell'ambiente non medicalizzato, non asettico, anzi non violento, perché c'è questo capitolo sui ginecologi che poi ci arrivo. Usavamo questo speculum di plastica. Lucy Garay, che molti di voi la conosceranno bene, pubblica in quegli stessi anni un libro che si chiama Speculum, l'altra donna, intendendo in questo caso speculum perché non è specchio, la parola latina è specchio, ma in cui potrei dire proprio tranciando giù pesantemente che fa lo stesso lavoro al pensiero filosofico maschile, cioè di esporlo in bella vista e dire oh, che sono tutti questi discorsi dei maschi sulle donne, sulle femmine. Quindi muoversi su un piano di pensiero,
stile filosofico, il massimo della creazione, e contemporaneamente noi ci impariamo a fare la fisica. E questo ci servirà anche per capire le modificazioni che durante il ciclo mensile il nostro corpo attraversava. Riuscirà anche veramente a sfatare un tabù, a togliere un velo a qualcosa che da millenni non ci apparteneva, che o apparteneva al marito, al compagno, o apparteneva al medico, o apparteneva a tutte quelle fantasie maschili che ci hanno ricamato su. Penso ai padri della Chiesa quando penso a questa cosa. Voi sapete che anche il messaggio cristiano, cioè di Gesù Cristo, personaggio storico, maestro, illuminato, come lo vogliate definire, ha detto cose ben diverse sugli uomini e sulle donne di quanto poi nei secoli successivi i cosiddetti padri della Chiesa hanno trasformato la propria di 360 gradi. Quindi il cristianesimo che noi praticiamo in realtà è tutta un'altra cosa rispetto a quello che era il messaggio iniziale di questo profeta, di questo illuminato. No, perché stavo parlando di questo? Lo speculo. Com'è? Erano tutte le fantasie dei padri della Chiesa su eccetera. Quando ci siamo sentite pronte, anche nel senso di avere proprio attrezzato il minimo di strumentazione necessaria, abbiamo aperto il consultorio, l'abbiamo aperto in un quartiere di Milano che si chiamava La Borisa. L'abbiamo scelto perché era un quartiere dove c'erano grosse industrie a prevalente manodopera femminile, tipo la Siemens, queste cose qua, e quindi andavamo nel luogo dove già sapevamo che c'era una grande concentrazione di donne per portare un servizio delle volette, perché qui si entra subito in una questione non da poco. Allora, questa apertura di centri simili, chiamati quasi dappertutto consultori, o se no centri per la salute della donna, che arrivano anche in altre parti d'Italia, non tutti si sono mosse così come ci siamo mosse noi. A noi interessava non proporre alle donne un servizio ginecologico gratuito o una consulenza sui contraccettivi, per esempio, gratuita in personale. No, non volevamo diventare un servizio tipo appunto la mutua, tipo l'ambulatorio della mutua, ma volevamo con le donne che venivano discutere, parlare, fare autocoscienza, capire il problema che le aveva portate lì, da che cosa nasceva nella loro vita. Cioè, nasceva da rapporto con il marito, il compagno, nasceva da traumi in cui c'entrava la sfera sessuale subito in precedenza, dipendeva dalle condizioni di lavoro, dagli orari di lavoro, dalle sostanze che si ingerivano. Allora, in quegli anni a Milano c'era una nebbia che veramente si tagliava col coltello, perché era la nebbia più tutti gli scarichi delle infinite industrie che circondavano Milano. Adesso non c'è più la nebbia a Milano. Invece noi l'abbiamo respirata a pieni polmoni. Forse non è così. Quindi volevamo capire insieme che cosa provocava la malattia o il disagio. Perché lo vedevamo come un sintomo, no? Come un manifestarsi a livello di corpo, di corporeità o di sessualità, un disagio molto più profondo, che era legato con appunto le condizioni di vita, le condizioni materiali, ma anche psicologiche, affettive, in cui una persona viveva. E così abbiamo, lavorato. Il consultorio è aperto
fine del 73, se non mi ricordo male, e però ha chiuso nel 75. E sapete perché? Perché mai c'è stata una legge dello Stato così tempestiva come la legge per l'istituzione dei consultori pubblici. Cioè nel giro di un anno e mezzo, voilà, è uscita la legge. E questa legge ci ha posto subito tutte le organizzazioni autoprogettate e auto-organizzate a scegliere se entrare in questa rete di consultori pubblici o se invece proseguire invece questo cammino di ricerca molto più complessiva, no? Di rimessa in discussione di tutto, perché che cosa voleva dire? Rimettere, indagare le proprie condizioni di vita, di benessere, eccetera. Voleva dire un po' alla volta rimettere in discussione l'intero sistema, l'intera organizzazione sociale in cui andavamo, ma proprio intera. E rimettere in primis la medicina, come funzionava, no? La medicina che ormai aveva infilato da un pezzo questa strada dell'essere, del curare il sintomo e di fregarsene dell'individuo o dell'individua che manifestava quel sintomo. Cioè, se oggi si parla di medicina d'oggi, ci sono tutte le pratiche possibili e immaginabili, tutti gli approcci olistici, no? Beh, guardate che all'epoca non esisteva nulla. Nulla di tutto ciò. Siamo stati noi ad aprire in questa direzione, no? A togliere un tappo che poi ha preso infiniti livelli diversi. Noi a Milano eravamo interessati o a continuare in quel modo lì o a chiudere. Non ci interessava proprio diventare un servizio. In altri posti le scelte sono state diverse, ci sono consultori che hanno continuato comunque anche in autonomia ad andare avanti, altri che hanno fatto la richiesta di diventare istituzioni e l'hanno fatto, però c'era, si stava creando un problema al nostro interno. Questa pratica del non fare il tecnico che risponde, no, a una richiesta, ma di rimettersi in discussione tutte le volte con le persone che venivano, è una pratica, una modalità molto faticosa, che richiede anche molto più tempo di scrivere la ricetta e di andare. E tra di noi, che eravamo comunque un gruppo molto numeroso quando abbiamo aperto il consultorio, penso che saremmo state tra 40 e 50, quindi non poche, tra di noi è cominciato a delinearsi, sono emerse delle differenze di desideri, sono emerse delle differenze di desideri, per esempio io non avevo questa disponibilità, perché non ce la facevo tutte le volte a rimettermi in discussione, a raccogliere le donne, a superare tutte le difficoltà del stabilire una relazione, un dialogo, eccetera. A me mi tirava molto di più l'idea di capire perché la medicina era così, quando era nata questa medicina così, e allargare il discorso proprio ai presupposti su cui nasce il pensiero scientifico, che okay, è basato sull'oggettività, quindi un'altra volta sull'uccisione, no, della materia. L'unico soggetto nel discorso scientifico è lo scienziato che osserva e definisce, no? E tutto il resto è ridotto a stato di materia inerte. Insomma, è finito che un po' alla volta quelli di noi che tenevano aperto il consultorio si sono sentite delegate a qualcosa che diventava routine, e anche a loro la routine non andava più. E quindi noi abbiamo scelto di chiudere, e ciascuna di noi poi ha continuato
spesso su questo filo di ricerca, ma in altre situazioni, in altri luoghi, con altre modalità. Ma prima di chiudere i consultori, vi voglio dire come ci siamo con quale parole ci siamo rappresentate questa contraddizione provocata soprattutto appunto dall'apertura dei consultori pubblici. Come movimento di medicina delle donne abbiamo fatto vari incontri nazionali in cui confrontavamo le esperienze delle varie città e in sintesi si era creata come una spaccatura tra chi diceva noi facciamo il lavoro per le donne, noi facciamo il lavoro con le donne. E che come la preposizione del corpo nel corpo sembra una piccolezza, ma in realtà è sostanziale perché indica direzioni diverse, direzioni di ricerca diverse. E ci siamo anche, devo dire, legate su queste cose, no? Perché anche per questa ragione che in quegli anni sapete che esistevano i vari gruppi della sinistra extraparlamentare, Porta Continua, Vecchiaia, che avevano al loro interno tante donne. Anche le donne a un certo punto che militavano nei gruppi di sinistra gli arrivavano, no? le parole, la conoscenza di quello che le loro sorelle facevano invece nei gruppi separati di sole donne, no? Nei gruppi di autocoscienza o nelle sedi dove si facevano anche altre attività. La pratica tutta di parola è una contraddizione, mi vedo molto in questo momento, la pratica tutta di parola dei gruppi di, che ad esempio li abbiamo chiamati dei gruppi analisi o gruppi dell'inconscio, cioè che usavano la parola, prima ho fatto la distinzione, no? Perché usavano solo la parola e che volevano usare anche la fisicità e anche l'azione. La psicanalisi, comunque questi gruppi che lavoravano con la psicanalisi, con il linguaggio psicanalitico, con lo strumento, diciamo, della psicanalisi, facevano molta paura, perché l'inconscio si va a toccare zone oscure, zone che non si controllano, eccetera. Ma i gruppi per la salute delle donne erano molto meno minacciosi in apparenza, no? Perché implicavano anche un fare concreto, un lavorare appunto per le altre donne, quasi che ciascuna avesse bisogno di trovare una legittimazione per il tempo, magari che si proprietava in questi termini della questione, per il tempo che si stava tra donne e che era tempo sottratto alla famiglia, al marito e ai figli. Allora era molto più difficile da giustificare un tempo improduttivo, no? Come appunto quello del parlare e basta, del confrontarsi e basta. E invece era molto più facile dire vado a dare una mano al consultorio perché ci sono donne che hanno bisogno, no? Cioè rientrava nei canoni molto più noti. Quindi nel movimento per la salute delle donne alla fine sono confluite anche molte donne che non avevano ancora mai fatto autocoscienza, che venivano dai gruppi della sinistra extraparlamentare e che però ci complicavano molto la vita, perché scoprivamo che viaggiavamo su binari diversi e che loro avevano molte resistenze a, ad esempio in questo caso ad affrontare il discorso dell'autoconoscenza, perché anche l'autoconoscenza del corpo significava rompere il tabù non da poco e rimettere in discussione tutta una progettazione e della medicina e dell'organizzazione del lavoro, cioè della vita. Quindi ecco, le spaccature riguardavano anche queste provenienze diverse delle donne all'interno del movimento della salute. È ovvio che quelle che dicevano lavoro per le donne erano questa categoria di cui appena finito di parlare. Allora, intanto cosa succede? Che siamo pressate da un'altra questione che non parte da noi. È come se ci avessero veramente ostacolato.
al posto di un percorso a ostacoli. La questione dell'aborto. Certo, l'aborto, come ho detto fin dall'inizio, era un reale problema, perché in questo nuovo clima, no, di libertà sessuale, ma non frutto di una propria maturazione, di una propria scelta, ma come un nuovo dover essere. Prima dovevamo essere vergini, adesso dovevamo essere invece disponibili. Sapete che l'insulto che io mi ricordo più brutto che allora ci potevamo prendere era: sei piccolo borghese, no? In quest'ottica in cui il proletariato era un nuovo Deus ex machina che avrebbe risolto, no, tutta la storia del futuro dell'umanità, piccolo borghese era proprio l'insulto peggiore, no? Allora una che diceva: no, con calma, aspettiamo, ragioniamo. L'aborto. Allora, l'aborto, anche lui viene posto con così veemenza all'ordine del giorno dei radicali e dei socialisti. Non è partita da noi, perché anche sull'aborto, come l'abbiamo scritto nel sottosopra rosso, che adesso vi spiego che cos'è, noi sull'aborto facciamo un lavoro politico diverso, che era proprio quel lavoro di capillare, donna per donna, di risvegliare dentro di lei la coscienza e la conoscenza. Perché tramite coscienza e conoscenza non si resta incinta per caso. Ed era quello che ci mancava, la coscienza del nostro essere, dei nostri desideri, e la conoscenza anche delle tecniche per evitare, e tecniche che non fossero dannose come la pillola, come i rimedi ormonali. Ma ci hanno tirate dentro proprio con la forza a schierarci per l'aborto. È chiaro, abbiamo fatto anche delle manifestazioni, ma perché? Come si abortiva allora? No? Si abortiva nella paura, nella vergogna e nel pericolo, perché spesso le norme igieniche in cui avvenivano gli aborti, essendo clandestino, anche perché insomma, si speculava sopra, perché non gliene fregava più di tanto, come dire, no? Si poteva anche morire di aborto. Anche lui non era così raro. Poi ci fu un processo a Giglio Piero Donna, della donna di Venezia, di Mestre, non ricordo, che invece era stata scoperta ad aver fatto un aborto e quindi processata, beh, a quel punto come, no, come tacere, cioè ovviamente ci siamo schierate tutte in massa, no? In difesa di Gigliola e a favore di una legiferazione sulla porta, è chiaro. Noi a Milano in particolare però avevamo assunto una posizione leggermente diversa da quella che era la posizione ufficiale del coordinamento nazionale, che si chiamava CRAC, che voleva un aborto libero, sicuro e assistito, che voleva dire gratuito, insomma. Noi eravamo più schierate sulla posizione della depenalizzazione dell'aborto, cioè che semplicemente smettesse di prendere in galera, che venisse cancellato quel reato dalla legislazione italiana, perché l'altro comunque sapeva un po' troppo di una liberalizzazione che in realtà non aveva molto senso, cioè non era molto a favore della donna, no? Perché vuol dire rendere il corpo disponibile, cioè se quello diventa il metodo contraccettivo, ecco, se l'aborto passa per essere un metodo contraccettivo, si fa un passo indietro, non si fa un passo in avanti, chiaramente, perché vuol dire che ancora non c'è né coscienza né conoscenza del proprio corpo. E quindi siamo state trascinate nella vicenda dell'aborto, molti consultori in Italia e molti gruppi di donne clandestini hanno imparato a praticare l'aborto perlomeno in una forma non cruenta e sicura.
Esatto, il metodo dell'aspirazione, conosciuto come il metodo Kardan, e contemporanea, appunto, prima accennavo a Cisa e all'AI, Cisa sono i radicali, organizzavano invece viaggi a Londra in aereo, carrettati, no? Di donne che andavano ad abortire lì dove, insomma, credo che con 100.000 lire di allora ci stava dentro tutto il viaggio all'aborto, quindi anche fatto mercato rispetto a quelle che erano le cifre, se si voleva, perché in Italia esistevano comunque delle piccole cliniche clandestine, no? Che almeno però praticavano condizioni migliori dell'aborto, ma insomma cacciare 250.000 euro allora per una mila lire, scusate, per una cosa che si doveva fare di nascosto, per lo più appunto da studentesse squattrinate, insomma, non era proprio un massimo. Ok, allora, sulla bomba comunque ci sono state delle discussioni enormi tra di noi, tutta Italia. A Milano in particolare ci fu una 3 giorni che si tenne a un posto centrale della città, il Circolo di Amicis, e che per la prima e l'unica volta raccolse in scrittura, cioè registrò, e poi trasformato in scrittura, i lavori di vari gruppi. E questo materiale fu pubblicato nel fascicolo rosso di Sottosopra, perché noi avevamo già da anni una rivista autogestita che si chiamava Sottosopra, e che raccoglieva in maniera sparsa e selvaggia gli scritti che arrivavano da varie parti d'Italia. Il Sottosopra rosso invece era tutto dedicato a questi 3 giorni di discussione sulla sessualità. E ne riporto ampi stralci qui nel libro, perché un capitolo appunto è dedicato a si chiama sessualità, procreazione, maternità e aborto, le parole trovate, perché finalmente avevamo la sensazione che cominciavamo a trovare le parole per dire questo sommerso del femminile. Più o meno in contemporanea ci fu un'altra iniziativa, questa volta nella città di Ferrara, e fu questo un unicum, perché penso che le discussioni sulla porta siano avvenute invece ovunque, anche se poi non sono state registrate, quindi non è rimasta traccia. A Ferrara fecero un'altra cosa, perché si potrebbe immaginare che un paese che proibisce così severamente l'aborto favorisca in maniera straordinaria la nascita. E invece no. Si partoriva negli ospedali in condizioni molto spesso disumane, in mezzo a insulti, in mezzo a maltrattamenti, all'abbandono, cioè si veniva abbandonate per tutta la durata delle doglie da sole, appunto con un neon sulla testa, no? Sul lettino di plastica, perché negli ospedali allora non erano messi familiari, figuriamoci, l'ospedale, peggio della chiesa, no? Cioè, con medici molto spesso che commettevano errori terrificanti. Insomma, le donne di Ferrara decisero di raccogliere le testimonianze di donne di tutte le età che avevano avuto esperienze drammatiche di parto, e lo fecero in un opuscoletto che si chiamava, e che si chiama perché c'è ancora, insomma, negli archivi, Basta tacere. E sono delle narrazioni veramente terribili. Uno fa fatica, no? a capire, perché sono puro esercizio di crudeltà questi maltrattamenti per queste donne
come si dice in traggio. E noi a Milano facciamo un'ultima iniziativa prima di chiudere, un'inchiesta sui ginecologi milanesi. L'ho proposto a una giovane ragazza che è una studentessa, credo, di medicina, che voleva fare la tesi su questo argomento, no? Allora, come lo facciamo? Come lo facciamo? Lei è venuta a chiedere il nostro aiuto, la nostra collaborazione. Ne abbiamo discusso e parlato e alla fine abbiamo deciso che 4-5 di noi si sarebbero sottoposti a delle visite ginecologiche con un campione di ginecologi presi a caso per vedere come ci trattavano i ginecologi. C'era la gamma completa di tutti i comportamenti possibili. Diciamo che però al polo positivo stava il ginecologo paterno, quindi comunque distante, quindi comunque in qualche modo annoiato, no? Quasi che io non ce la faccio fare, scegliere di fare il ginecologo, no? I soldi, evidentemente. Perché il ginecologo era l'unico consulente, poiché le madri non parlavano, le nonne men che meno, le amiche avevano sempre nozioni abbastanza confuse. Io mi ricordo che le prime informazioni sulla sessualità le ho avute alle tue medie, da una ragazzina che aveva 2 anni e che era più grande, e che quindi a modo suo aveva racimolato già un po' di notizie. Quindi i ginecologi erano una figura di riferimento per le donne, un'importante figura, ed erano in prevalenza maschi. Noi siamo arrivati a concludere che per decidere di fare lo psicologo, quell'uomo lì doveva avere delle lievi perversioni sessuali, perché molti di questi ginecologi, direi che il polo positivo è appunto il ginecologo paterno, che comunque ti tratta con molta condiscendenza, come una bambina che non sa niente, che lui deve consigliare, che lui deve indirizzare, eccetera, a quelli invece che proprio usavano le mani e facevano delle avance sessuali esplicite e che usavano anche un linguaggio veramente mortificante, cominciando con i piatti del tu e poi ma dai, ma su, adesso vediamo come funziona, ti faccio sentire io, tutto riportato fedelmente nel libro che si chiama Avanti un'altra, donne ginecologi a confronto. E questo fu l'ultimo atto del consultorio ancora funzionante di Milano. Anche questo fu un libro pubblicato, appunto in quella collana di libri che io intanto avevo iniziato a seguire. Perché è legato sempre con questo discorso. Dagli Stati Uniti, oltre a esserci arrivato la pratica del self-help, il metodo Carman per abortire, è arrivato anche un libro fantastico, Non è il nostro corpo, che era il frutto di un lavoro di donne di Boston, il Boston Health Collective, che avevano iniziato questo lavoro nostro già da qualche anno, perché appunto dicevano di qualche anno in anticipo su di noi, e avevano raccolto in questo volume che in Italia fu tradotto da Feltrinelli, che è una grandissima diffusione, il libro è stato tradotto in 80 paesi, il bisogno era chiaro, no? Cioè in tutto il mondo, non solo in Italia. E, assieme a noi, il nostro corpo, a me arrivò proprio nelle mani un librino che si chiamava Witches, Midwives, cioè streghe, levatrici e infermiere, ed era un librino abbastanza piccolo, scritto da due donne,
che per la prima volta affrontavano il tema della caccia alle streghe e dei roghi delle streghe non nei termini di un'eresia religiosa o di una forzata conversione al cristianesimo, ma come la definizione della figura della strega e quindi poi anche la sua messa al rogo per tre secoli è durato il fenomeno, risultante da un'alleanza tra la Chiesa e la nascente scienza medica in mani maschili, che hanno dovuto far fuori definitivamente la millenaria conoscenza delle donne, tramandata ma fin dalle donne del Paleolitico, adesso lo posso dire proprio con cognizione di causa, perché negli ultimi anni sto studiando il Paleolitico, che come sapete è fatto soprattutto di statuette e di sculture femminili, che quando le si impara a conoscere e a decifrare, e se ne vede poi la continuazione nel Neolitico, e poi durante tutta l'età, diciamo, romana, greca, eccetera, le donne sono sempre state le depositarie dei saperi legati alle piante. E le piante sono state, ovviamente, oltre che quello che si mangiava in prevalenza, la carne era piuttosto un optional, anche se ci sono teorie diverse, ma comunque sì, la carne ancora i piccoli animali, quella lì sì, ma la carne dei grandi, era tutto un rituale di caccia che avveniva una volta l'anno, comunque sai. I nostri antenati erano prevalentemente vegetariani, quindi anche lì stiamo scoprendo finalmente qualcosa di molto più salutare. E le piante forniscono sia cibo che rimedi. E loro erano le conoscitrici, da sempre. Ed erano loro quindi che anche per discendenza materna, di madre in figlia, sapevano mettere al mondo e sapevano come intervenire durante i parti. Quindi era tutto un sapere diffuso, popolare, infallibile, perché era appunto una tradizione millenaria. E immagino che voi sappiate anche che il cristianesimo, quando si inserisce appunto sul Moretto Impero Romano, quindi anche sul paganesimo ormai, adesso ultime battute, non molto bello del confronto delle donne anche in questo caso. Il cristianesimo è una religione di Stato, cioè si ramifica e prospera attraverso le classi dominanti e le città. Le campagne e le montagne non vengono cristianizzate, se non in alcuni casi fino al Novecento, cioè al 1900. E anche adesso, soprattutto nell'Appennino, lungo tutta la dorsale dell'Appennino, sopravvivono ancora una serie di feste e di tradizioni che dietro nome di un santo o di una santa o della Madonna, portano avanti, tengono ancora viva una memoria di religiosità, diciamo pagana tra virgolette, per differenziarla dalla cristiana, che ancora non si è spenta del tutto. Quindi alla Chiesa non era mai riuscito finora, e finora intendo a cavallo tra il 1400 e il 1500, un completo addomesticamento delle donne in particolare, che erano le figure di riferimento del popolo, di tutti, dei contadini, delle campagne, ma lavoravano anche in città perché venivano chiamate, no? Nelle case dei cittadini, erano delle oratrici, erano le politrici, erano le erbarie, eccetera. Ecco, questo librino finalmente restituiva questa dimensione della storia che fino a quel momento non era passata per la mente nessuno degli storici uomini. Quindi quel librino, io quando lo lessi, fu un'altra bomba, no? Che mi scoppiò dentro, cioè ci
delle conoscenze che rimettono in discussione tutto quello che uno ha sistemato dentro, no? Non dicono che buttano via tutto, ma che costringono a un'altra sistemazione, no? Quindi cambia la prospettiva. Quel libro fu una cosa del genere, quando lo lessi, assolutamente da tradurre, poi va avanti perché quel libro lì non si ferma al periodo della caccia alle streghe, ma va avanti e spiega come nasce negli Stati Uniti, perché le due autrici erano americane, la professione medica e come le levatrici vengono progressivamente espulse dal corpo medico. Le levatrici negli Stati Uniti hanno avuto delle vicende veramente pesanti, solo in tempi molto recenti gli è stata ridata dignità e facoltà di agire, cioè di esercitare. Cosa che in Italia è successo di meno, perché appunto la levatrice fino a una generazione fa o l'ostetrica c'era in tutti i paesi, o comunque poi è stata assorbita nelle scuole ostetriche e quindi negli ospedali. E poi è stata assorbita, esatto, come subordinata al medico. Sì, all'ospedale io sono ostetrica, noi lavoriamo sempre in autonomia, però abbiamo sempre il riferimento medico di guardia. E soprattutto anche le scuole di formazione adesso per ostetriche non è che insegnano le tradizioni. No. Femminili. Questo si insegna fuori, nel senso. Esatto, questo adesso siamo in grado di insegnarlo anche fuori, la formazione dell'ostetrica è di tipo medico-scientifico. Sì, molto medico-scientifico, ed è affidata a medici. Noi da qualche anno che noi ostetriche abbiamo la possibilità di accedere agli insegnamenti nelle scuole ostetriche, ma sono sempre molto, è molto povero quello, il nostro contributo che si riesce a dare. Certo, li devono tenere comunque sotto controllo e subordinati, sia nel senso proprio del sapere che nel senso dell'esercitare, dell'agire, no? Sotto entrambi i punti. Quel libro, ad esempio, racconta anche di cose che non sapevamo, per esempio l'Ottocento. È stato forse il secolo in cui le donne sono state maggiormente maltrattate, con una distinzione a seconda della classe di appartenenza, perché le donne delle famiglie ricche e benestanti erano costrette all'inazione, all'ignoranza. Al massimo potevano imparare a suonare il pianoforte ed erano soprattutto costrette dalla moda dentro ai busti, perché il vitino di Vespa era considerato il cliché del femminile. Ora, questi busti così stretti impedivano sia la respirazione che l'ingestione di cibo. E dopo una vita passata, vent'anni, perché la mortalità era anche molto giovane, si moriva anche giovani, lo stomaco si contraeva, generava uno squilibrio totale del corpo. Le donne ricche, o comunque benestanti, che non dovevano lavorare, le donne proletarie, o le donne povere, erano invece sfruttate nelle fabbriche con i ritmi di lavoro di 12 ore al giorno, senza nessun tipo di protezione, di salvaguardia, nelle condizioni, insomma, sapete quali erano le condizioni dei primi stabilimenti industriali, eccetera. E davanti a cui, all'ingresso di questi stabilimenti, c'è scritto: se non vieni oggi, non puoi venire neanche domani, no? A proposito di. Ma infatti c'è un ritorno indietro, care, che è proprio molto preoccupante. Quindi tutte queste cose stavano in questo libricino che io trovai come autorissio, trovai l'editore e anzi partì una collana di saggi di due donne. E il titolo fu Le streghe siamo noi. Qualcosa che risuonò subito nelle orecchie, no? Di tante tante donne, e da quel momento in poi uno degli slogan preferiti durante le manifestazioni era: tremate, tremate, le streghe sono tornate.
leggeramo come al massimo la sapienza, la conoscenza di quel librino. Era più un'intuizione, un forse un risvegliarsi di memoria nel corpo, per l'appunto. Anche se penso che vi rendiate conto che l'abbruciamento, durato quasi 3 secoli, il culmine è tra il 1450 e il 1550, il culmine è quel secolo lì, che l'abbruciamento di tante donne ha significato proprio l'interruzione di linee genetiche, anche, no? Di trasmissione di un sapere codificato, non solo della tradizione orale, no? Quella che si passa di malinconia, ma anche noi abbiamo anche una memoria genetica, non è che abbiamo solo una memoria volatile, no? C'è anche una memoria codificata nel DNA. Quante donne bruciate? 8 milioni. Dan Brown parla di 5 milioni. La cifra che forniscono le due americane è 8 milioni. Quando recentemente il Vaticano ha riaperto per un attimo gli archivi, ha parlato di 200.000. Sì, 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 sì. E lì si è creata questa micidiale collusione, diremmo oggi, tra potere religioso e scienza moderna nascente. Le donne non erano ovviamente ammesse nell'università. Sapete che Virginia Woolf all'inizio del Novecento ancora dice, no? Racconta come le donne, a lei, in prima persona, fosse stato interdetto perché l'università non ammetteva niente le donne. E, ecco, allora quel libro per me appunto ha significato, come per tante altre, una finestra di ricerca che si spalancava. E il libro della Jean Butas non girava ancora? No. Ancora assolutamente. Qui siamo nel 75. Però c'era nei libri di Memolina che già parlava. Ma figurati che Memolina, che insegnava alla statale durante appunto le occupazioni 68-70, fu contestatissima. Le venne occupato l'ufficio perché lei era praticamente in tutt'altra dimensione, sì. Quindi non capiva cosa gli stava succedendo intorno. E da noi studenti era presa come una delle conservatrici, no? Docenti. E invece? E invece, ci sono tante mediazioni, no? Necessarie, sì. Per arrivare fino a quello. Perché abbiamo questo riferimento della Jean Butas, che sicuramente è importante, però lei non è assolutamente da meno. Credo che l'abbia anche in un certo senso anticipata nei tempi. Mogolina Mercuri resta tutt'oggi l'unica studiosa italiana che ha indagato soprattutto la storia dell'Italia, delle infinite divinità italiane, pre-romane e pre-greche, di cui sono rimasti però praticamente solo i nomi e un minimo di attributi, ma tutto i miti, i racconti, le leggende che sono sempre divinità greche che non vengono, ma che anche in altri continenti si sono conservate, in Italia non è rimasto molto, se non facendo degli studi di tipo antropologico a partire dalle feste popolari di adesso e degli attributi delle varie sante, come i serpenti, le spighe, si può immaginare, cioè ricostruire più che immaginare, che quella, no, buona dea adesso è venerata come Santa Cristina. Ha fatto Lucia Chiara. In Abruzzo c'è un caso, io adesso vivo in Abruzzo c'è un caso eclatante, perché la festa di Doriano Sicoli, che è dedicata a Santa Cristina, in realtà è il ritorno, è la festa del ritorno di Core dagli inferi dalla madre. Ed è una festa che proprio è proprio una ragazza che viene da un paese, torna nel suo paese, la madre l'aspetta, c'è un abbraccio nella pubblica piazza, che quando viene ancora tutti vengono le acque agli occhi, e tutto intorno a questa festa c'è un grandissimo lavoro sul pane, la preparazione. No? Quindi, quale paese è? Goriano Sicoli si chiama, ed è verso la piana che va verso l'Aquila.
questo per il bambino anatomico di Luca, ma allora appunto eravamo ancora a distanza, però sicuramente il medico si accese una spia, no? Come una dimensione molto interessante da indagare, ma per ora invece la direzione in cui io mi sono mossa era l'epistemologia della scienza, cioè la medicina è una disciplina che nasce con un atteggiamento nei confronti del corpo, di tutti, uomini e donne, per le donne in particolare, così netto, così chiaro, così perché, no? Da dove? E lì un altro libro prezioso, il libro della fisica del Massachusetts Institute of Technology, che dimostra che nella nostra cultura contemporanea, Evelyn Fox Keller, non so se l'avete mai sentita nominare, per me fu un altro incontro illuminante, perché di lei venne tradotto, grazie a Elisabetta Donini, che è un'altra donna che ha lavorato moltissimo su torinese, fu tradotto da Gargianti il libro sul genere e la scienza, che è stata, io credo, l'analisi più lucida e più convincente che poteva essere fatta sul perché nasce la scienza con questi, con le caratteristiche che ha tutt'oggi. E lei parte, questo è un discorso complesso, adesso lo accenno soltanto, lei parte dall'interrogare la nozione di oggetto e di oggettività. Perché, come voi sapete, la scienza si vanta di essere oggettiva, che la conoscenza scientifica è la conoscenza oggettiva per definizione, e lei è proprio questo che va a intaccare, perché dice che una scienza totalmente in mano maschile, da cui le donne e il sapere delle donne, i corpi delle donne a cui non hanno avuto accesso, è una scienza di parte, di una parte dell'umanità, della parte maschile, che non a caso ha, come dire, proiettato tutte le sue paure, angosce e anche talenti, sono anche dei talenti, no, del maschile, inventando questa disciplina che da un lato ha, appunto, è nata sui roghi delle streghe, quindi sull'eliminazione di un sapere femminile legato alla natura, millenario, e dall'altro ha instaurato un ordine gerarchico che si regge sul fatto che tutto ciò che viene osservato e studiato è primo di vita, è un oggetto, perché cosa vuol dire oggetto? L'oggetto è l'altro polo del soggetto. Allora, nel nostro pensiero, l'ho detto all'inizio, no? Nel nostro modo di pensare occidentale, o sei soggetto o sei oggetto. Guardate che, per esempio, nelle lingue più antiche esistevano degli altri casi, se avete studiato latino, l'importante, sapete, no? Che ci sono i casi nominativo, genitivo, bla bla, e soprattutto per quanto riguarda il sistema versale, esisteva il duale, per esempio. Oppure le lingue indigene, quelle poche ancora sopravvissute e studiate, mostrano un'organizzazione anche delle categorie temporali che non corrisponde a quelle delle lingue indoeuropee, quindi passato per la grande categoria, no? Questa onza del tutto il nostro sistema letale, passato, presente e futuro, è delle lingue europee, non è universale. Ci sono lingue, ci sono state, soprattutto, che partivano da altre categorizzazioni. E, quindi è tutto relativo dal punto di vista culturale. È soltanto che l'unica cultura su questo pianeta che ha avuto finora la pretesa di essere universale, cioè indiscutibile, ma come dire, corrisponde a come è fatto l'uomo, ma in questo caso l'uomo e donna, cioè l'umano, è il pensiero occidentale, no? Il suo modo di
dividere tutte le categorie, temporali, spaziali e così via. Quindi soggetto oggetto è lì che mette il dito Evelyn Fox Keller e da lì si sgrana tutta la sua puntuale e precisa ricostruzione di come c'è stato un filosofo inglese in particolare che lei ha studiato e che ha avuto, anche se non sarà stato l'ultimo, l'unico sicuramente ha avuto una grande, ha dato un grande contributo in questa direzione, cioè che la scienza si sviluppasse in questo modo, Francis Bacon, conosciuto in Italia come Bacone, che è considerato appunto uno dei padri della scienza moderna e che scrive nei suoi libri esplicitamente tu inseguirai la natura e la costringerai a svelare i suoi segreti, le cose, tu la piegherai ai tuoi desideri e ai tuoi bisogni, tu non avere remore, no? Battila se si rifiuta di darti quello che tu vuoi, no? Quindi io per un, adesso mi fermo, il discorso ovviamente complesso e articolato, ma di fatto segna quello che un'altra studiosa molto interessante, un altro libro uscito più o meno in contemporanea, che in Italia si chiama, sempre per Garzanti è uscito, La morte della natura, è scritto da Carolyn Merchant. Carolyn Merchant appunto mostra come, quale peso fondamentale hanno quelli che noi, che lei chiama i presupposti impliciti, che citavo anche all'inizio, no? Cioè quando noi siamo convinti che una cosa sia universale ed eterna, non ci mettiamo a pensare che magari invece è qui adesso è così, ma magari altrove e in un altro periodo non era così. E lei lavora sulla metafora della natura come madre e mostra come la metafora di natura come madre arriva fino al Rinascimento, tanto, no? Esaltato il Rinascimento, e che dal Rinascimento in poi, proprio perché sta nascendo la nuova medicina, la nuova scienza, il capitalismo, cioè tutta una nuova organizzazione dell'umano, della cultura umana in Occidente, stiamo ovviamente parlando, non si può più considerare la natura e tutte le sue manifestazioni, animali, piante, eccetera, come esseri viventi, perché sennò come si fa a sfruttarli adeguatamente? Subentra in concomitanza anche con l'invenzione dei primi orologi, no? Questi meccanismi puramente meccanici che possono andare avanti, subentra lentamente la metafora della natura come macchina. Macchina vuol dire che non ha anima, cioè che non ha vita. Quindi la caduta, il disuso della natura come madre, quindi come organismo vivente, quello che credo che tu viene man mano sostituito. E questo è uno dei presupposti dell'immaginario, ma anche della riflessione filosofica dell'Occidente fondamentale, è uno snodo attraverso cui bisognava passare per arrivare alla scienza moderna e quindi alla tecnologia, quindi a tutto il mondo in cui siamo immersi adesso. Quindi il lavoro che fa il tempo di finire? No, vedo molte persone che vanno a partire per mano. Ah, sono alla fine, perché questo capitolo è il decimo. Ci sono arrivata. E, quindi il lavoro di Evelyn Fox Keller è stato un lavoro per me molto nutriente, quindi sono i vari passaggi e sono, io mi considero veramente fortunata perché ho incrociato in questi 40 anni veramente delle donne eccezionali, in molti casi le ho anche conosciute di persona e considero un dono. Un dono che ho sempre sentito il bisogno di condividere con le altre.
piace per me queste cose, no? Sempre cercato di scriverle, di diffonderle in tutti i modi possibili. Tra parentesi, questo libro che si chiama Verso il luogo delle origini, io appunto ripercorro queste tappe, no, della mia vita in cui si parte proprio dal discorso della scienza e si arriva a Gimbutas, che in ordine di tempo è forse l'unico incontro straordinario che se ne era venuto quando io l'ho conosciuta purtroppo. E per concludere, almeno questo fatemi ancora dire, vi leggo questa cosa pagina 46. Perché appunto noi tutta una serie di prese di posizione le abbiamo anche fatte quando eravamo, come dire, solo agli inizi della ricostruzione di una storia più veritiera di che cosa è stata sia la storia dell'umanità tout court, sia la storia delle donne in particolare. E quindi abbiamo dato dei giudizi negativi su spesso antiche tradizioni che nel passato avevano avuto un ruolo fondamentale e positivo, ma che noi sono arrivati ormai attraverso la distorsione del patriarcato. E vi faccio, vi leggo un esempio per farvi capire di cosa parla. Prima vi ho detto dell'Ottocento, no? Come di questo secolo tremendo contro le donne. E qui si racconta di due cose in particolare, di uno come sì, non ve l'ho detto. Le donne chiuse nei vitrini di Vespa spesso svenivano. Lo svenimento era definito isteria, isteros vuol dire utero, e veniva curata con l'asportazione di medicina. E allora si racconta di come questi medici tronfi nere portassero sui vassoi gli uteri tolti alle donne e quasi a fare la gara di chi ne aveva tolti di più. E quindi siamo in questo clima. Poi l'isteria è stata curata invece dalla psichiatria, perché dall'Ottocento al Novecento il passaggio è dalla chirurgia alla psichiatria, cioè psicofarmaci, no, come vi ho detto, shock, e poi sempre per chi era pesante, no? Costava male, non si arriva per te. Questo signore che si chiama dottor Taylor, nel suo libro Un medico consiglia la donna nella salute e nella malattia, di fatto quello è, no? O il prete o il medico. Non insisteremo mai abbastanza sull'importanza di considerare questi periodi mensili, le mestruazioni, come periodi di cattiva salute, giorni nei quali le normali occupazioni devono essere sospese o modificate. Voi sapete tutti i tabù, sì, no? Non toccare il piano. In tali periodi bisogna evitare a qualunque costo di fare lunghe passeggiate, di ballare, di uscire per negozi, di cavalcare e andare a ricevimenti. Un altro motivo per cui la donna dovrebbe considerarsi malata una volta al mese è che il flusso mestruale peggiora qualsiasi preesistente disturbo uterino e riaccende facilmente le fiamme sopite dalla malattia. Allora, per noi leggere questa cosa, oh, orrore! Ma invece io adesso non dico più orrore, perché ho scoperto, studiando, culture indigene, anche esistenti ora, o culture del passato, che sempre le donne, durante i giorni di flusso, se ne stavano per i cavoli loro e lasciavano proprio, anche solo i bambini piccoli, o le bambine piccole si portavano con sé nelle capanne mestruali. Cioè era un periodo in cui si prendevano un sacrosanto riposo e un sacrosanto distacco. Perché quello che adesso passa per sindrome premestruale è che semplicemente nel periodo di flusso del sangue noi abbiamo, come dire, le nostre capacità intuitive, non razionali, si potenziano e abbiamo bisogno in quei periodi
di stare protette nel gruppo con le altre donne. E quelli, le capanne mestruali, erano anche luoghi in cui si tramandava la conoscenza tra donne. E in moltissime culture indigene ci sono due vie parallele di conoscenza, quella femminile e quella maschile, che non comunicano necessariamente tra di loro. Allora, quando io lessi per la prima volta quella frase, non sapevo nulla di quello che vi sto dicendo adesso, e così tutte le mie coetanee, no? Quasi tutte. E quindi ovvio che ci sentivamo offese da questa cosa. Come? Ci costringono a stare in... No, adesso non avrei più la stessa reazione, no? Quest'uomo che era oscuramente... strumentalmente... E capo volgendone l'uso, però ecco, attenzione, perché non necessariamente quello che noi abbiamo pensato negli anni 70 era così infallibile. Perché poi comunque, e questa è veramente una chiusura dolorosa prima di dare la parola agli altri, noi siamo sorelle di Atena. Cosa voglio dire con questo? Che noi siamo donne, figlie del padre più che della madre. Soprattutto noi donne intellettuali, cioè noi donne che abbiamo sviluppato anche un desiderio, no, di conoscenza, e di operatività nel mondo a tutti, a qualsiasi livello, che non sia semplicemente quello di madre, che ha dato un ruolo importantissimo, ma è un altro ruolo, no? Come figlie, come sorelle di Atena, e quindi vuol dire che siamo passati, sapete il mito di Atena? Sì, Zeus, che è uno di questi appunto nuovi arrivati, questi veri immigrati invasori, perché sono quelli che poi distruggono la cultura pacifica dell'Europa del Neolitico, centrata sui valori femminili, e introducono l'ordine gerarchico e maschile. Naturalmente non arrivano nel deserto, ma l'Europa, il Neolitico, ha conosciuto la sua più splendida civiltà, che è durata un buon 5.000 anni, se calcoliamo solo il Neolitico, ma gli ellenici c'erano anche più indietro nel Paleolitico. C'erano tante divinità femminili, ovviamente, che noi chiamiamo divinità, che qui si apre tutto un altro discorso di che cos'è il concetto di divino, allora tutto da problematizzare. Zeus riuscì finalmente a sposare Metis. Metis era una divinità pre-ellenica ed era considerata la dea della sapienza. Come tale, evidentemente, Batti beccava in continuazione con Zeus, che era un orzo guerriero. Finché Zeus, proprio quando lei era incinta, Metis era incinta, la ingoiò. Quindi inghiottì il sapore, il sapore di Metis, e solo allora lui partorì dalla testa Atena. Quindi, come dire, quando io dico noi siamo sorelle di Atena, noi siamo prive di madre, nel senso che non ci è arrivato la sapienza delle madri, la positività delle madri, il pieno delle madri in qualche modo, no? Cioè di una genealogia femminile. Noi occupiamo il posto che abbiamo perché ci siamo formate sul sapere filtrato esclusivamente dal maschile. In particolare, e torno all'inizio, beh, mi piace perché è proprio una spirale. Inizialmente noi ci siamo ribellate a quell'indottrinamento religioso cattolico come generazione degli anni 50, buttando via quello, abbiamo buttato via anche la dimensione della spiritualità tout court. Non solo, ma l'unico strumento abbastanza affilato che avevamo su cui affidarci era il pensiero marxista, il pensiero materialista. E il pensiero materialista spiega la dimensione spirituale come un nemico in più, una sovrastruttura.
che la visione materialista è la produzione materiale, no, dei beni, che è quella che conta. Quindi noi avevamo introiettato questo mondo, noi generazione del 68 avevamo introiettato questa visione materialistica. È chiaro quello che voglio dire? Cioè avevamo introiettato una visione maschile e materialista. E quindi certe cose che allora non capivamo ora acquistano un'altra dimensione, col sapere di poi, cioè di adesso. E con questo mi fermo, grazie per l'attenzione. Un uomo può fare una domanda? Critico. Essenzialmente gli organi non sono l'opposto del patriarcato, cioè comandano le donne e gli uomini devono stare zitti. Le società matriarcali sono una società egualitaria, per genere. Sfonda una porta aperta, potremmo parlare per ore, per altre ragioni, ma comunque. Io ho una domanda, allora, se prima degli anni 70 il problema, diciamo, era l'ignoranza, nel senso proprio di non sapere, di non conoscere, proprio il corpo della donna, non conoscersi, adesso che teoricamente uno dovrebbe essere a conoscenza e avere gli strumenti per poter deliberare, perché la donna si fa ancora schiavizzare non solo dall'uomo, ma addirittura da istituzioni come la Chiesa? E addirittura si fa togliere dei diritti, non dico tanto come l'aborto, quanto addirittura il divorzio. Si sta mettendo in discussione in alcune parti anche il divorzio e addirittura la questione stessa del lavorare. Se noi sentiamo addirittura i discorsi di alcuni estremisti, tipo Casa Pound, oppure addirittura destre estreme, la donna dovrebbe tornare a casa a fare figli e basta. Allora, sai che qualcuno ha detto che l'unica autentica rivoluzione del novecento... Il microfono... L'unica autentica rivoluzione del novecento, a livello di pensiero, è stato il femminismo. Il femminismo, in effetti, noi siamo occupati adesso solo di medicina e scienza, ma poi, anch'io, ma tante altre compagne e amiche, hanno lavorato, come dire, sono andate a dissodare tutti gli altri campi del sapere, no? È venuta fuori una rimessa in discussione totale e generale degli universali. Questo ovviamente ha generato una controffensiva mica da ridere da parte dei poteri che si sentono messi in discussione. Una controffensiva che anche in questo caso è partita prima negli Stati Uniti, infatti le femministe americane, le sorelle americane l'hanno denunciato subito, già negli anni 80, che si erano messe in moto tutta una serie di... Insomma, quando un uomo manca il terreno sotto i piedi, perché di questo si tratta, e vede crollare tutto l'ordine in cui è stato cresciuto, no? Mentre noi, come dire, è ben venga che crolli questo ordine, un uomo si trova spezzato. Quindi la reazione è quella di un arroccamento in difensiva molto forte. Ora, io lo pensavo proprio ieri sera questa cosa, noi in fondo siamo solo agli inizi, cioè sarebbe da folli pensare che in 40 anni di lavoro, sia pure quotidiano, possiamo rimettere in discussione 5.000 anni di un sistema di pensiero quale è il patriarcato, che oltretutto si è radicato in istituzioni. Vi faccio notare che noi donne non abbiamo istituzioni che ci sostengano, che ci proteggano, di nessun tipo, se non appunto i vari centri, le varie iniziative, le librerie, cioè le cose che siamo riuscite senza soldi e senza aiuti a organizzarci da sole, ma proprio per così, perché per creatività e per desiderio. Un uomo ha comunque le istituzioni dalla sua parte, che qualsiasi mestiere faccia, ha la sua organizzazione, la sua lega, la sua ordine,
no, l'ordine. Noi non abbiamo nulla. Lo sviluppo maschio-biologico ha significato che noi combattiamo, come io in questo momento, vabbè, tu mi stai riprendendo, comunque, che noi combattiamo con la parola, col corpo, quando invece c'è una reazione maschio-biologica capillare che anzi non solo difende, ma come dire, fa addirittura la caricatura dell'iperbole, la caricatura, l'iperbole del valore maschile. Ma prendete i personaggi politici di oggi, ma voglio parlare solo di Trump, è sufficiente, riassumere tutti. È la caricatura addirittura della del machismo più bieco, no? È improponibile. Però ci sono donne che gli vanno dietro, quello mi fa schifo, cioè nel senso no, io non critico l'uomo in quanto maschile, io critico la donna che gli va dietro, è tipo una Costanza Miriano che ha una Dinolfi, gli dice sì va bene ti stiro le camicie, sì va bene devo essere sottomessa. Cioè, ma quante donne credi che noi riusciamo a raggiungere con i mezzi? Ma la donna comunque, non vorrei dire numericamente è in maggioranza, secondo me essendo anche madre, può anche inculcare i figli. Stavo dicendo questo, siamo agli inizi, sono solo 40 anni che stiamo rimettendo in discussione 5.000 anni di civiltà che si è evoluta solo verso una direzione e già no, gli scricchioli e gli arroccamenti in difensiva si vedono e come. Quindi, calma. No, se li conosciamo prima tutti quanti, perché il pianeta a questo punto sta male, non siamo solo noi che stiamo male, no? Se non conosciamo prima tutti, forse va bene così, tra l'altro il tempo non è il tempo lineare, il tempo è ciclico, il tempo del cosmo è ciclico, il tempo del pianeta è ciclico, il tempo della vita è ciclico. Oh, pazienza, sta di fatto che noi comunque rappresentiamo una forma di energia, appunto l'energia femminile, l'energia, ti faccio l'immagine del compasso, è come se l'energia femminile fosse il braccio fisso e l'energia maschile aggressiva, ma nel senso prima che negativo, no? Di aggredisco per uccidere, ma aggredono che vado in esplorazione, no? Quindi mi muovo, ma... Allora, le due energie devono essere in equilibrio. Noi siamo in una fase di grave squilibrio perdurante e un po' alla volta il femminismo, le idee delle donne si diffondono, crescono. Non puoi subito dire scagliarti contro quelle che ancora... Certo, sono una ferita profonda. Le donne dell'uomo, io le chiamo le donne dell'uomo, sono una ferita veramente profonda, anche perché allevano figli e figlie e quindi no, il danno continua a propagarsi. Però io tutto sommato sono molto fiduciosa, perché se solo 40 anni hanno prodotto già tutto questo immescolamento, stava l'una di noi di... Se ci crede, se è convinta di muoversi, il processo deve essere per forza capillare, perché, ripeto, non abbiamo istituzioni che ci sostengano, eccetera, eccetera. Io avevo una domanda. Poco fa diceva che noi non abbiamo istituzioni che ci sostengono e quindi tra donne creiamo dei gruppi, quindi delle alleanze. Mi stupiva perché anche io sono un'ostetrica e nel mio ordine siamo per lo più donne. E la cosa grave è che siamo stati in grado di creare alleanze con i ginecologi, ma non perché sono per lo più uomini, ma perché abbiamo dato l'opportunità di screditare quello che era la voce delle donne, soprattutto in questi anni dove si parla molto di violenza ostetrica. Abbiamo dato il potere di nuovo ai uomini per screditare quello che sentivamo e lo trovo semplicemente disgustoso. Quindi, non siamo in alcuni casi, in alcuni forse campi, non lo so, in grado di creare veramente alleanze. Potremmo essere molto più forti, ma non lo siamo. Anzi, ci dividiamo il più possibile. Non abbiamo neanche capacità di confronto.
assolutamente d'accordo. E secondo me quello che tu dici c'entra anche con la mancata trasmissione del nostro sapere un'altra volta, perché cioè quello che la mia generazione, no, di Ida, eccetera, abbiamo fatto, quanto vi è arrivato? Quanto ne sapete? No, io sto girando il mondo per cercare di capire qualcosa di più, ma anche sul discorso che dicevo prima, io spero che non prendano domani una strega da mettere a Roma, ma perché penso che a quel punto io sono arrivata a un minimo di conoscenze in più, perché non posso pensare che il mio lavoro si limiti a quello che mi hanno fatto vedere e leggere su dei libri, perché non è così, perché c'è tutta una tradizione dietro. E quando vedo anche delle colleghe che assistono in maniera violenta le donne, è disgustoso, per la tipo. Io vorrei dire una cosa su questo. Queste donne dove si sono formate? In che facoltà si sono formate? In che contesto storico, politico e sociale si sono formate? Non è che per nascere con una figa una nasce femminista e decostruita. È un processo. E tra l'altro tu stai girando il mondo perché hai avuto l'opportunità, ma ci sono donne che non ne hanno l'opportunità, non hanno opportunità non solo in termini materiali, ma anche proprio in termini culturali e simbolici, perché non gli arriva uno spiraglio di apertura che le fa riflettere su questa cosa. In quanto alla tua domanda, scusami, ma dire ma perché le donne stanno, significa uno non capire il contesto strutturale. Quando noi parliamo di violenza, parliamo di una violenza organica, intendiamo anche questo, che è una violenza simbolica, una violenza di immaginario che ci costruisce da ancor prima che nasciamo e che non viene con noi, viene da secoli, viene da millenni, dal rogo delle streghe. Per cui accusare poi una donna in quanto donna che non si è decostruita e che non si è empoderata o come no, guarda, forse non mi hai ascoltato bene, perché io sono pure, scusami, io sono gay e sono in coppia di fatto, quindi ti capisco benissimo. Voglio soltanto dire che ci vogliono dei simboli, come per esempio, non so, una Rosa Parks o qualcun altro, che tirino fuori le palle, scusa il termine, anche se non ce le avete, e si prendono la responsabilità di essere un simbolo, perché abbiamo bisogno di simboli, non abbiamo bisogno di gente che parla e non fa nulla. Io dico che bisogna essere in prima linea. Quello ho detto, ci vogliono donne che siano in prima linea. La professoressa diceva Trump, io vorrei una Trump, una persona che fosse una donna al centro del mondo. Ma come ci fa ad essere una Trump in un sistema masculino? Le nostre lotte si gestiscono in una maniera diversa, che tra l'altro passano dal quotidiano. Io sono un simbolo per le mie sorelle, per esempio, Doriana è un simbolo per i suoi figli, Giovanna è un simbolo per le sue studentesse. Non riusciamo ad arrivare ad essere una Trump, perché per arrivare ad essere una Trump significa che non ci siamo costruite e abbiamo accettato quelle regole. Le regole le dovete fare voi, quello è il discorso, siete qui oggi. Le regole, le fate voi. Non c'è bisogno che tu mi vieni a dire come devo fare le regole, io so le risorse che ho a disposizione. Ed è un percorso che si fa. Ognuno ha un percorso personale, nessuno dice nulla, io sto dicendo quello che penso. Poi c'è una domanda qui, è una quella. Stavo riflettendo su questi 5.000 anni di patriarcato violento, no? che ci hanno portato nella situazione in cui siamo. Però 5.000 anni di storia, di violenze, sono poca cosa rispetto ai 25.000 anni di cultura matriarcale, 25.000, 30.000, la Venere di Willendorf è di 25.000 anni fa, no? E pensando ad oggi, del racconto del sotto, no? Dell'innominabile sotto, quando la Repubblica era dappertutto. La Vie pubblica era dappertutto, nel linguaggio della dea, la Vie, il simbolo dell'angulo, trovavamo dappertutto. Quindi cioè, era il centro, no? Perché era legato alla riproduzione, alla rigenerazione. Quindi tutto questo, se lo pensiamo da un punto di vista, diciamo, del tempo, della presenza del tempo,
possiamo capire quanto sia stato violento il patriarcato per uccidere la memoria, per distruggere la memoria della dea madre e del sapere che dietro c'era, di un mondo che cooperava, che si riproduceva, che però, ecco, probabilmente non aveva questa dimensione dell'aggressività e della violenza che ha avuto poi invece la cultura patriarcale, che ha schiacciato, e quindi dobbiamo fare un lavoro di ricerca archeologico proprio per recuperare questo sapere. Un lavoro di ricerca anche, e contemporaneamente un lavoro di impoteramento di noi stessi, perché non è piace, ma non è così facile autorizzarsi da un giorno all'altro a essere potenti, cioè a manifestare tutta la potenza che c'è dentro di noi. Ci vuole coraggio, speranza, tempo, ci vuole sicuramente, non, per esempio voi, no? Sorelle più giovani, sta a voi far cadere nel dimenticatoio i nostri 40 anni di lavoro o no? Se vi fate cadere nel dimenticatoio vuol dire che dovrete ricominciare da capo un'altra volta, potete invece assumervi, no? questa eredità e farne luce per chiedere, no? Cioè, andare oggi, no? Perché questo è stato tra l'altro uno dei metodi, smessi metodi violenti, come appunto eliminare il corpo, bruciare, eccetera. I metodi adesso sono, per esempio, quello di non dare spazio a questo sapere nelle istituzioni, nei mass media. Cioè, io trovo molto... l'omissione, la pura semplice omissione. Io trovo, a un certo punto mi sono interrogata quando stavo per fare questi libri. Dico, ma com'è? Non sono dovuto vivermi questa cosa, ma mi devo pure fare la storia. C'è qualcosa che non mi torna. Quindi... Buonasera, io sono una di quelle donne che ha avuto il coraggio di, una volta venuta a vivere da Napoli in Calabria, di aprire un'associazione che si chiama Associazione Madre Terra, e proprio stasera, che siamo in luna piena, terremo un cerchio di donne. Siamo una voce silenziosa perché, come ci raccontava Luciana, il nostro muoverci è un muoverci lento, è un cammino circolare. Mi ha molto colpito in tutto l'excursus con il quale tu stasera ci hai accolte, accompagnate, sostenute, quel particolare passaggio che hai detto: a un certo punto noi donne dal 68 in poi abbiamo tremato, abbiamo sentito il risveglio che ci ha portato a rompere gli schemi, a rimanere incinte, eccetera eccetera. E questo, peccato che quella ragazza è andata via, è quello che avviene alla donna quando è profondamente in connessione con il suo corpo, perché la conoscenza parte dal corpo, il corpo è madre, è l'espressione più profonda della madre nel nostro utero, quindi quando siamo in connessione con queste energie il risveglio avviene, è inevitabile. Poi assecondarlo, trovarne i simboli o trovarne e il coraggio delle donne è storia, cioè non ci hanno mai ammazzato, non siamo mai morte. Noi alle 7.30 dobbiamo andare via, abbiamo il nostro cerchio di donne, vi lasciamo i nostri saluti, grazie Luciana, ci tenevo tanto a conoscerti, ti seguo da molti anni e spero di salire a Roma e venire. Speriamo di farlo insieme, allora. È un modo ben diverso di stare insieme, no? Rispetto a questo. Sì, ci tenevo a portare questa testimonianza perché siamo a Cosenza e operiamo dal 2011, quindi siamo da un bel po' di anni che facciamo queste cose qui, e a Napoli ancora prima. Grazie. E a Rende, l'associazione Madre Terra. Grazie.
Io penso che forse avremmo bisogno di fare più spesso, ma come già a volte ci diciamo tra di noi, incontri di questo tipo, incontri come dicevi all'inizio di radici, perché è stato bello risentire un po' tutta la nostra storia e questi parallelismi su esperienze così forti che hanno attraversato, diciamo, i nostri anni di lotta, no? Dalle streghe, dal self-help, i gruppi di autocoscienza, cose che abbiamo vissuto e che non sempre siamo riusciti a portare a termine con il successo che avremmo voluto. Questa frase ultima che tu dicevi, siamo agli inizi, mi ha confortato molto, perché io non ho mai pensato questo, ho sempre pensato, mannaggia, con tutte le lotte che abbiamo fatto, siamo ancora qua. E il mio rammarico è che, soprattutto rispetto alle nuove generazioni, non riusciamo a trasmettere questa storia, forse perché non ci abbiamo tentato abbastanza, non ci siamo raccontate abbastanza, quindi forse dobbiamo costruire momenti come questi in modo più frequente, ma anche dobbiamo avere maggior consapevolezza che il cambiamento è possibile, perché il grande limite forse anche delle persone più giovani è che siccome abbiamo conquistato tanto in questi 40 anni, ci sembra che la strada più grossa, gli obiettivi più grandi li abbiamo raggiunti e quindi ci siamo un pochino seduti, mentre invece proprio quello che ci stiamo dicendo va a confermare che soprattutto sul corpo delle donne c'è ancora molto del potere maschile e del potere della medicina. A me veniva in mente, mentre parlavi, l'esistenza, perché si parla sempre di matriarcato nel passato, ma mi veniva in mente questa popolazione che esiste al sud della Cina, che io ho scoperto grazie anche alle mie origini, i Moso, che sono un'etnia dove i valori sociali sono completamente ribaltati rispetto a quelli della nostra realtà. Cioè dove tutto è in mano alla donna, l'economia, la comunità e sulle responsabilità della donna, senza che ci sia prevaricazione rispetto all'uomo. Cioè è questo il bello, cioè la valorizzazione delle donne senza che ci sia prevaricazione, perché c'è un comune accordo sulla gestione della vita familiare e sociale. Nonostante che appunto non esista il matrimonio, che gli uomini all'alba se ne vanno, perché comunque i figli sono gestiti, insomma c'è tutta una storia particolare e affascinante, che è contemporanea. Allora, se nella contemporaneità esistono valori completamente ribaltati da quelli che noi stiamo vivendo, vuol dire che sono possibili altre strade, e allora continuiamo a rimboccarci le maniche, perché questa è l'unica strada da fare. Esatto, due cose vorrei dire. Una è che il metodo adesso più usato per rendere innocue le nostre rivoluzioni, tra virgolette, e quindi che mette anche in grande difficoltà le generazioni dopo di noi, è quello di rendere slogan anche come il personale politico, ma rendoli svuotati del loro significato. Quindi la tecnica adesso è diversa da quella repressiva di un tempo, no? Prima c'era divieto, c'era... adesso no, sei libera, ma scherzi? E questa libertà viene offerta in tanti oggetti, mercificati che tu puoi comprare, che sono come il succedaneo, il personale è potente, ma certo, è realizzato, no? Questo è uno. La tazza, la caffè. La seconda è l'ultimo libro che ho curato, si chiama Società di Pace, è un volume piccolo, molto agile, di facile lettura,
è uscito per Castelvecchi, ed è una un'antologia di 8 saggi su società matriarcali contemporanee dei diversi continenti. Non si parla dei Moso perché i Moso sono già conosciuti in Italia e dovendo, come dire, selezionare, ho detto ok, mettiamone altri che invece non sono altrettanto conosciuti. Sono società matriarcali contemporanee. Io ad esempio vi invito a leggere questo libro, che tra l'altro è la sintesi, mi vergogno quasi di aver dato una sintesi, perché l'ho presa da un volume di 350 pagine, che sono gli atti di due convegni internazionali che sono stati organizzati in Venezuela, uno in Lussemburgo e uno in Texas, in cui queste due anime di questo movimento, che sono una è la filosofa tedesca Heidegger Amelot, che ha non solo viaggiato il mondo alla ricerca, cioè ha fatto un'antropologa, appunto una filosofa, ma invece da filosofa mi ha fatto una bella concettualizzazione. Quando possiamo definire una società matriarcale? E le esamina dal punto di vista economico, politico e culturale, quindi ha fatto metodologicamente un lavoro molto interessante. Lei una e l'altra è americana, è la Genevieve Vaughan, che è l'autrice, l'inventrice della teoria dell'economia del dono. Dall'unione di queste due donne sono nati questi convegni che hanno messo insieme esponenti delle comunità matriarcali di tutti i continenti. E sono stati due eventi, io dico epocali, perché ciascuno di questi pensava di essere l'unica anomalia esistente. Come noi all'inizio pensavamo di essere l'unica sfigata che aveva dei problemi, no? Non in positivo, però pensavano altrettanto di essere l'unica anomalia del mondo. Quando si sono ritrovati insieme, ma è stato un grande evento per tutte le popolazioni indigene che ancora sopravvivono appunto nei vari continenti. Quindi io ho voluto dare un'opportunità facendo questa selezione, perché poi esiste nella mia collana invece di Edexia tutto il lavoro di Heidegger Abendroth, che però è un volumone così, anche se non è di difficile lettura perché quasi alla fine è un racconto di viaggi, no? Lei va, racconta. Però insomma, una persona è difficile che vada in libreria a comprarsi, di questi tempi, a meno che non sia una studiosa proprio, no? Un librino di 100 pagine è più facile che venga letto. Quindi vi invito veramente a cercare questo libro e poi magari anche qui potrete farne qualcosa. Perché è, come dicevi tu, sposta, no? L'immaginario, fa pensare che ci fa uscire da quell'universalismo in cui siamo cresciute, in cui in fondo probabilmente una parte di noi ancora è rimasta attaccata. Cioè abbiamo da vincere anche delle resistenze molto profonde nel nostro immaginario, ma nello stesso tempo io penso che un tempo così decisivo e così disperato quello che stiamo vivendo, che veramente più che mai non basta lottare sul piano materiale, occorre lavorare sul piano spirituale, dell'immaginario, della ogni cultura, i buddhisti lo chiamano Sambhogakaya, no? Questo stadio intermedio tra mondo fisico e mondo di pura energia. Perché noi siamo parlate dal nostro immaginario, da quello che immaginiamo che sia vero. E invece non ci si può fermare di fronte a nulla, bisogna interrogare tutto e bisogna smuovere e nutrire un immaginario diverso. Nutrirlo. Perché questo è un modo di comunicare a livello planetario, su livelli che noi non siamo più in grado di controllare e lavorare. Quindi, nell'università si può fare molto sul piano immaginario, eh? Dipende dalle vostre docenti. Anche all'università si può.
fare parlare di una recente conferenza che è venuta a Francoforte, perché non so se con le curve esattamente per rimembrare comunque come questo movimento, come il movimento delle donne sia oggi presente più che mai e nei più disperati paesi, anche quelli che magari meno ci aspettiamo, ma movimenti di liberazione delle donne sono ovunque. C'è Giovanni, il leader del PKK, del Confederalismo Democratico, la rivoluzione che sta scoppiando in Medio Oriente, teorizza che addirittura è il XXI secolo, il nostro secolo, il secolo della rivoluzione delle donne. E volevo parlare di Francoforte perché appunto è stato questo evento straordinario in cui per la prima volta si è effettuata questa conferenza internazionale delle donne. Il cui fine era appunto cercare di creare quella che tutti chiamano una democrazia globale, qualcosa quindi che non sia fine a se stesso solo al territorio in cui viviamo, ma che possa essere una rete di un movimento, una rete che si espanda. E dico questo perché sorprendente è stata la partecipazione di questa conferenza, che è stata i primi di ottobre, dove vi erano donne attiviste da tutto il mondo, dall'Afghanistan, dalle Filippine, dagli Stati Uniti. Erano presenti tantissime donne che rappresentavano tantissime lotte, tantissimi movimenti nei più svariati paesi. E quindi volevo far presente questo per ricordare che comunque il movimento di liberazione delle donne è qualcosa di vivo ed è qualcosa in cui non è qualcosa solo di teorico, ma è qualcosa di pratico. Come accennavo prima appunto al movimento curdo, è una cosa oggettiva che in Medio Oriente, che in Kurdistan, precisamente nella Siria del Nord, sia un esperimento rivoluzionario estremamente importante che va sostenuto. È assolutamente appoggiato perché è una liberazione non solo di quel popolo, ma è una liberazione che dovremmo, sono delle pratiche che dovremmo fare nostre per liberare anche noi stesse, perché appunto non si possono aver raggiunto dei diritti, ma i diritti non sempre, alcuni diritti fanno la libertà dell'individuo, e soprattutto senza libertà collettiva non esiste la libertà individuale. Quindi poi gli volevo un'altra suggestione, dove prima si parlava, no? delle donne comunque sottomesse a questa idea al sistema patriarcale, e sempre facendo preziosi gli insegnamenti curdi, Ocalan si teorizza che la prima la colonizzazione sulla donna, dall'uomo sulla donna, sia avvenuta in tre ambiti principalmente: economico, e prima parlavamo dell'economia del dono, no? Inizialmente l'economia nella società matricente, che era patriarcale, non era quella dell'accumulare, l'economia capitalista, ma era appunto quella del dono, in cui quello che si raccoglieva era da poi suddividere in tutti gli abitanti del villaggio, quindi era l'economia del dono. Quindi la prima forma di colonizzazione è stata questo: togliere l'economia dalle mani delle donne e quindi farla diventare un'economia capitalista, un'economia statale, patriarcale, quindi qualcosa di verticale, non più orizzontale. La seconda è stata sicuramente quella del pensiero, quindi una colonizzazione a partire dal pensiero, no? Sottovalutare quell'intelligenza emotiva propria della donna e farla passare come un qualcosa di non sia abbastanza, no? Perché è l'altra intelligenza, quella importante, non l'intelligenza emotiva è qualcosa di debole, una tua debolezza, quindi colonizzare la mente. E successivamente ovviamente il corpo, se pensiamo ai Sumeri, con la prima forma di Stato che si era creato, queste ziggurat, le donne venivano svendute agli uomini, quindi anche questa concorrenza fra donne stesse, perché io devo primeggiare su di te perché così l'uomo mi compra, quindi un colonizzare economicamente, mentalmente e del corpo. Qual è questo per dire che ci sono delle donne che inseguono, cioè che sono schiave, no? O che inseguono comunque certi modelli che noi che sono o patriarcali, però questo è perché non si può pretendere di essere già tutte, solo per il fatto di essere donne libere, dopo una colonizzazione antica come il patriarcato. Cosa rispondono i curdi a questo? L'autonomia delle donne. Questo è quello in cui in questo anno mi sono un po'
documentata e che reputo assolutamente leggero e affascinante, appunto il riprendere questa autonomia. Quindi riprendere un'autonomia mentale, quindi un'autodifesa mentale, una difesa non solo pratica, fisica contro la violenza fisica, ma una difesa mentale. Quindi un riappropriarsi di questa autonomia, di questa libertà, quella ovviamente corporea e anche quella economica. Nella comunità del Rojava ci sono delle cooperative di donne e comunque molte se lo pongono questo problema: come faccio a essere una donna libera se staccata da mio marito non posso effettivamente anche economicamente esserlo? E quindi l'autonomia sia in questi ambiti, ma anche con l'autonomia del ritrovarsi insieme, no? Questa grande alleanza anche di cui parlavamo prima, quindi riprenderci anche i nostri spazi da donne, nostri spazi insieme, ritrovarci, vederci, stare con le donne, perché è un'altra cosa, come dicevo prima dei sumeri, che si cercano di sgregare, no? Per indebolire le donne vanno messe in competizione, vanno separate, quindi qual è l'arma più potente è del ritrovarsi fra donne, quindi in autonomia riprogrammare, insomma, ripensare a un cambiamento ripartendo dal punto di vista delle donne. E come dicevo prima, e come credo fortemente sarà il soggetto rivoluzionario di questo XXI secolo. Grazie. Tu mi fai dire una cosa, cioè che tutte le volte che noi mettiamo fuori il naso, non solo dall'Italia ma anche dall'Europa, ci incontriamo con una marea di energie femminili in movimento, di cui ovviamente non sappiamo nulla, perché figuriamoci se in Aspiglia danno spazio a questo tipo di notizie, ma che invece basta, cioè dobbiamo muoverci con il corpo per intercettare quanto sta avvenendo fuori dall'Europa. L'Europa in questo momento è veramente un vecchio, piccolo continente, appesantito, intristito. Quando si mette l'occhio fuori si apre l'orizzonte, e la forza delle donne degli altri continenti sta montando. Questo è indiscutibile. E anche nei luoghi dove, come dicevi tu all'inizio, mai ti verrebbe da pensare, perché ce li dipingono, ce li immaginiamo soltanto come luoghi di morte, di distruzione, ma non sono solo quello, anzi. Perché non è semplice mantenere la memoria, cioè io ho ripercorso, ho fatto un po' lo stesso tragitto tuo, insomma, no? Perché sono partita dai consultori autogestiti a Roma, via dei Sabelli, via del Governo Vecchio, poi per combinazione sono finita a lavorare in un consultorio familiare, non per scelta, per combinazione, e lì come dire, ho scoperto questa grande possibilità di continuare a fare il lavoro dentro l'istituzione, partendo però da tutto ciò che in termini critici avevo appreso attraverso questo lavoro fatto con altre donne, compreso le autovisite, i gruppi clandestini per l'interruzione della gravidanza, no? E allora questo rapporto tra il dentro e il fuori dell'istituzione ha, come dire, caratterizzato tutta la mia storia, no? Mi piacerebbe, come dire, che questa storia, appunto, in sé mantenuta, raccontata, e soprattutto, anche con tutto il senso critico che vogliamo, che quelle istituzioni che hanno dato la possibilità che questo pensiero continuasse ad andare avanti, non venisse perso. Perché in questo momento, almeno da noi in Calabria, ma penso un po' in tutta l'Italia, c'è questo attacco a questi servizi, no? Non solo alla legge 194, ma anche ai consultori, laddove, come dire, è vero, abbiamo sperimentato questo rapporto difficile anche del rapporto con la medicina tradizionale,
io ho segnato un po' questo passaggio, no? Per esempio, appena ho cominciato a lavorare ho conosciuto le ostetriche condotte che mi raccontavano del loro lavoro e abbiamo fatto il tentativo di riportarlo all'interno del consultorio. Quindi abbiamo fatto delle esperienze belle, interessanti, difficilissime, però le abbiamo fatte. No? Riuscire a mantenere memoria di questo significa, come dire, continuare ad alimentare il pensiero, tessere memoria, che è una cosa che ci appartiene per definizione, no? Perché il tessere memoria è perfettamente femminile. Come? Cioè, questo di stasera per me è un dono, ripeto, perché? Perché allarga. Io sono felicissima di aver sentito tutte le ragazze giovani che sono intervenute, no? Anche con l'influenza, che mi ricorda, come dire, la mia influenza, no? Del 78, del 79, insomma, no? I miei litigi, come dire, con le altre figure professionali. Però sono bellissime, no? Allora, costruire spazi dentro e fuori l'istituzione è una cosa importantissima. E ognuno di noi, come dire, deve continuare a portare avanti perché questo lavoro, appunto, questo processo possa continuare all'infinito. Perché niente è un punto di arrivo, no? Si arriva per poi ripartire. È sempre così ed è, penso, questo, anche questa occasione di questa sera, un ripartire per ritrovarsi attorno a delle riflessioni. Ci sarebbero tantissime cose, perché le cose che tu hai stimolato veramente sono tantissime e bellissime, e io ti ringrazio anche per alcuni stimoli che mi, come dire, mi invitano ad andare ad approfondire anche alcune cose che io non conosco. Però, ecco, dentro e fuori le istituzioni, penso che sia importante ed è una cosa che voglio lanciare anche a tutte le persone giovani che sono qui con noi questa sera. Grazie. Sì, io credo solo di una battuta che dentro e fuori non ha molta importanza, l'importanza è che il luogo in cui sei ti garantisca di essere intera e libera, che non ti faccia pagare troppo. Perché è una grande fatica. Sì. Sì. Allora, poche cose è molto caotiche. È vero che c'è un problema di documentazione. Lei, professoressa, ci ha parlato dei suoi anni 70, noi abbiamo i nostri anni 70 purtroppo poco documentati e io spesso sento questa responsabilità, siccome sono scrittrice. Invece raccontarvi, magari, ecco, si potrebbe fare una scrittura a più mani, perché sono tante le anni. C'è poi un problema, non dico di passare il testimone, ma anche di capire come ci vedono le ragazze. Le mie studentesse, la prima cosa che dicono è che io non sono femminista, perché pensano che, se, che essere femministi significa fare la guerra agli uomini, insomma, questa aggressività su cui, e mi viene in mente, insomma, Platone, che fa dire ad Aristotele nel Simposio che una volta eravamo nudi, che eravamo intaccati le donne, che eravamo invincibili, quattro braccia, quattro gambe, poi Zeus è geloso, ci ha divisi, e di qua tutte le sciagure che ben conosciamo nel rapporto con gli uomini. La cosa che mi è più piaciuta è il suo riferimento alla spiritualità, perché è vero che abbiamo questa, diciamo, questa foga anche noi sessantenni ancora di scendere nell'agone, ma è lo spazio interno, credo, quello che dobbiamo coltivare e quelle connessioni a cui lei ha fatto riferimento anche inconsapevole, d'altro canto le neuroscienze ce lo dicono, che siamo tutte connesse, perché credo che sia questo che ci fa connettere con l'anima mundi e con tutti, con gli uomini, con le donne, perché non credo si possa parlare più di un antagonismo, ma di un patto. E anche di un patto di non belligeranza,
ritrovare questa spiritualità significa ritrovare la strada un pochino del ritorno e muovere i passi verso il futuro. Grazie. Sì, ma quando prossimo? Aspetta, ora vorrei dire una cosa. Tanto grazie Sala. Questo riflettere tutto sul passato, no? E com'è dire, cioè, no? Certo, nel senso di questi cerchi di donne, no? Mettersi in cerchio significa anche chiudere per dire anche qua, secondo me, che è importante, no? Allora, lei che è intervenuta, non è qui. Ecco, in me ha suscitato questo. Io sono qui perché avevo anche bisogno di chiudere un cerchio, in qualche modo, il cerchio del mio rapporto con Ossile, il cerchio di tutto ciò che negli anni 70 e 80 è stato fatto qui a Cosenza, e quindi tu parlavi di aria e l'aria del rapporto. Tu parlavi di quello che gestite, parlavi di gruppi di serpente, gruppi di serpente sono vissuti anche qua. Tu parlavi del discorso dell'aborto, che quindi contraccezione, aborto, anche la politica. Certo, quindi io ho avuto questo bisogno in qualche modo di chiudere un cerchio, ma anche questo grande bisogno, che questa consapevolezza che era necessario una cosa di me un cerchio, perché potessi anche dentro di me vivere l'apertura di altri cerchi, e questo secondo me è importante. E allora sicuramente la politica, a me dispiace che ci siano, siamo per le terribili alcune associazioni che dicevano che ci sono state un po' tutte le associazioni di donne di Cosenza, lo dobbiamo dire, per me è una grande gioia, per me anche questo che dura un certo, per certi versi, fare compito delle cose, però ecco, cioè la è centrale ed è importante che i corpi si incontrino, lo dicevo all'inizio, lo voglio ridire ora in questo saluto a tutte voi, grazie a me, perché è necessario che i corpi si incontrino, ma è necessario anche che i corpi si incontrino in piazza. Non so che sto dicendo una cosa forte, sto dicendo una cosa forte perché è necessario anche che i corpi si incontrino in piazza, e questo a me lo ha dato, dove lei la sempre lei, come ti chiami? Marta. E proprio perché in alcune manifestazioni in piazza io ho visto, li ho incontrato, e ho sentito in te l'apertura di altri cerchi in qualche modo, perché mi sono rivista nel modo in cui muovevi il corpo, nel modo in cui urlavi, nel modo in cui, cioè, mi sono rivista. Questo è stato proprio, e rivederti anche qui stasera mi fa molto piacere, ma dico, te come tutte le donne che sono no? Quindi quando diciamo la coscienza nel corpo, per me è questa la coscienza del corpo, no? E che i corpi nostri possano in qualche modo esserci insieme, questa sera,
difese, ma anche in momenti importanti per il cambiamento della nostra terra, per il cambiamento delle donne. Ecco, questo per me è importante. Quindi la creazione di luoghi, di spazi, e la creazione anche di pratiche alternative, perché per una serata abbiamo parlato di pratiche, non abbiamo parlato solo di teorie, abbiamo parlato di pratiche. E quindi questo impegno per certi versi, no? Di esserci tra corpi per poter chiudere dei cerchi a più ne altri e di creare luoghi, spazi e pratiche creative. Ecco, questo penso che sia importante. Tu parlavi di spiritualità, per me la spiritualità passa attraverso queste cose. Passa assolutamente attraverso la creazione, no? Di spazi dentro e fuori, attraverso la creazione di pratiche. Però non puoi ancora chiudere il cerchio. Io chiudo con un invito da parte di Utica Tanzaro e di delle donne, i nostri compagni di altre associazioni che si sono unite per vederci in piazza. Giorno 10 novembre ci vedremo a Piazza Prefettura, giusto? Piazza Prefettura alle 5 di pomeriggio a Catanzaro per gridare insieme contro il DDL Pillon e per vederci pure tra donne e per chi, per gli uomini pure che vogliono venire. Lo sai che ci sarò già, te l'ho già detto prima.